Buonasera Buonasera a tutti, dicevo, siamo ad una serata particolarmente per me piacevole e motivo di orgoglio perché il relatore di questa sera è un ponte tra il mondo degli storici, perché a quel mondo appartiene, avendo i titoli accademici per potersi qualificare in questo modo, e contemporaneamente è stato fin dall'inizio un membro, un componente di questo gruppo, e quindi ne ha condiviso tutta la storia, tutta l'evoluzione da quando si pensava di fare il convegno in presenza, prima ancora che questo Covid seminasse di macerie tutte queste esperienze. E poi ci ha seguito e ci ha supportato nella scelta e nella ricerca dei vari relatori perché rappresentassero una voce interessante e utile nella nostra ricerca di approfondimento, di conoscenza delle varie fasi in cui si può articolare questo nostro interesse, questa nostra curiosità così interessantemente condivisa nei confronti della campagna di Russia. Raffaello Pannacci, questo è il nome del relatore di questa sera, come avete già visto dal invito che vi è stato presentato, è un dottore in ricerca di scienze storiche, la sua area di interesse è il settore della storia politico-militare con le occupazioni italiane all'estero durante la Seconda Guerra Mondiale, con un aspetto collaterale più legato alla regione a cui appartiene, che è l'Umbria, e quindi con un interesse anche di storia locale, se ho ben capito, Raffaello, nei confronti di quello che fu il fascismo e il neofascismo, è il neofascismo in quella zona. È autore di alcune ricerche che sono state indicate sempre nel curriculum che è presente nel sito. Cito L'uomo e il soldato sovietico nell'immaginario collettivo italiano, cito Il nemico rosso, i soldati sovietici sempre nell'immaginario collettivo italiano, e così via, insomma. E questa sera ci parlerà di un argomento particolarmente interessante anche perché è uno dei pochi al momento attuale, crederei l'unico, che affronta la macroarea nella quale, insieme ad altre due, noi avevamo immaginato di suddividere la ricerca di studiosi, di esperti, di persone che abbiano fatto ricerca nei confronti del tema generico e molto ampio della campagna di Russia, e cioè il prima della campagna di Russia. Che cosa. Quale fu l'antefatto, quali furono gli antefatti? Perché certamente ampio è anche questo discorso, con un titolo molto interessante e che sarà motivo di particolare interesse rispetto a quello che ascolteremo, perché, per chi, per cosa combattere i DURS. Molto, molto accattivante come titolo. Quindi io ringrazio Raffaello di tutto quello che fino a questo momento era per questo nostro gruppo, per i suggerimenti, gli aiuti, le critiche, perché ci sono state anche dure critiche da parte di Raffaello e sono comunque sempre utili, io penso, le critiche, quindi un contributo comunque profondo e sincero. Riccardo, scusami se ti interrompo, ma Dimmi. sta entrando Alexander da Mosca. Molto bene, merita un saluto particolare da parte di tutti noi. Buonasera Alexander, se ci senti e ci rispondi, è una soddisfazione. È però ancora in attesa, quindi devi. Scusi me, ma Maurizio Comunello, insomma, direi che possiamo Ok, ci sentiamo poi. procedere, Ciao se ciao. no poi lo salutiamo magari nel corso della chiusura della chiacchierata. Possiamo. L'introduzione l'abbiamo fatta, non resta che lasciare la parola a Raffaello, lo chiamiamo per nome perché ormai è un amico, e ascoltare quello che ci dirà. Buona
relazione, Raffaele. Grazie Riccardo, grazie a te per le parole gentilissime, grazie a tutti voi e al gruppo per questa opportunità che ho di parlare questa sera. Sì, il titolo è effettivamente abbastanza accattivante, più da scrittore più che da storico. Le critiche invece sono da storico e purtroppo è il nostro lavoro, come dice Giorgio Rocha, è uno scomodo mestiere questo a volte, però capita anche questo. Dunque, una piccola premessa, voglio sapere se mi sentite bene, se c'è qualche problema mi avvertite, se si va a lunghi con i tempi mi avvertite lo stesso, mi raccomando. E si sente bene, se, Raffaello. Ok, e se per caso si va troppo veloci, si va a lunghi con i tempi, poi me lo dite, va bene, ok, almeno uno si regola un po', tanto ci siamo abituati, ecco, volevo... Okay. Premettere questo, dunque, non, a differenza di quello che hanno fatto altri prima di me, non vedremo delle immagini, noi questa sera non faremo delle condizioni dello schermo, al massimo vi leggerò qualcosa qua e là, appunto, tutto qui. Per il resto farò una chiacchierata che sarà, spero, interessante anche per come l'ho impostata e per il fatto che appunto andremo a vedere cose che sono... in parte l'antefatto, diciamo che andremo a vedere il presente della campagna di Mosca piuttosto che quello che è stato il futuro, cioè quello che è avvenuto dopo. Dunque, io vorrei cominciare leggendovi due righe che vengono da un diario di un notiere che rimane anonimo, non è mai stato individuato, che è versato all'archivio dell'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, un notiere del 134esimo reparto autoambulante, 30esimo motogruppo pesante. Ecco, allora, questo autiere in data 8 aprile 1943, quindi dopo la seconda battaglia difensiva del Don, c'è già stata la ritirata, c'è già stato anche il riordino stesso, c'è già stato, lui mette per iscritto questo pensiero. Abbiamo così compiuto il 10° mese di campagna di Ischia e se abbiamo la fortuna di ritornare in patria potremo dire di non aver fatto molto ma di aver dato il nostro modesto contributo alla causa fascista e di aver più di una volta arrischiato la pelle sotto la barbarie moscovita. Sotto la barbarie moscovita, dice il nostro autore. Ora, voglio trarre qualche spunto da questo piccolo pensiero che l'autore ha messo per iscritto dopo la fine della campagna. Qual è il primo punto? Il primo punto, innanzitutto, c'era il fascismo. Sembra un concetto scontato, invece non bisogna dimenticarlo. C'era una dittatura in Italia, e vigeva il cosiddetto pensiero unico. Questo è un dato che non bisogna mai dimenticare. Il fascismo è una presenza pervasiva durante la guerra e per tutto il periodo della campagna di Russia e anche dopo. Punto numero due, io direi bisogna riflettere su questo. C'era la guerra, e anche questo è un concetto che non va mai dato per scontato. C'era la guerra e per quanto noi oggi, soprattutto noi europei, ce lo siamo dimenticato, la guerra all'epoca era un fatto umano quasi scontato. C'erano state tante guerre, c'era chi aveva avuto un parente, un padre, uno zio, un nonno in guerra, e la guerra, il fatto che ci fosse una seconda guerra di proporzioni mondiali era, come dire, non che non fosse una catastrofe, non che non si abbattesse sulle spalle di queste persone come una tragedia, però era un fatto molto più ordinario rispetto a come possiamo percepirlo noi oggi. Punto numero tre, c'era la propaganda di guerra e c'era un'idea precisa del nemico. In questo caso, infatti, questo autore dice la barbarie moscovita, è una classica frase della propaganda militare fascista, questa qui. Questo uomo aveva un'idea precisa di chi avesse davanti e di quelle che erano le sue presunte caratteristiche. Quarto punto, il fatto che non ci fosse una consapevolezza precisa della sconfitta. Noi diamo per scontato che con la seconda battaglia difensiva del Don e con la conseguente ritirata, come dire, quella guerra si chiuda. In realtà le esperienze dei soldati furono molto varie. In questo caso questo uomo scrive dal fronte non sapendo che solo 4 giorni dopo partirà da Roma un ordine che farà ritirare tutte le unità di terra e d'aria dal fronte russo. Lui non lo sa e vede questo momento come una battuta d'arresto momentanea.
è un, come dire, è un concetto che ritorna nelle parole dei soldati allora. Quindi, come dire, non bisogna dare per scontato che per queste persone l'esperienza fosse chiusa in quel momento. Ora, detto questo, passo a questa era una piccola premessa per diversi concetti che cercherò di esporre poi nel corso della chiacchierata. Detto questo, io passo a quelli che sono i motivi veri e propri della partecipazione dell'Italia fascista alla guerra sul fronte orientale. Quali sono questi motivi? Li suddividiamo in tre categorie, molto semplicemente: motivi di tipo politico-strategico, motivi di carattere ideologico e motivi di carattere prettamente economico. Li scomponiamo così in maniera molto, molto rapida. Dunque, che cosa succede appena prima dello scoppio del conflitto in Unione Sovietica? L'Italia praticamente ha terminato di fare quella che la storiografia militare ha definito la cosiddetta guerra parallela, cioè l'idea di fare una guerra parallela a quella dei tedeschi, perseguendo un fine fondamentalmente comune, ma degli obiettivi per certi versi diversi, su teatri bellici diversi. Ora, questa strategia iniziale fondamentalmente fallisce. Nel momento in cui la campagna di Grecia si impantana, si risolve in un blocco totale nel corso dei mesi, verso la fine del 40, praticamente fallisce questo attacco, diciamo così, molto rapidamente, e alla fine del 1940 c'è il disastro in Nord Africa con la decima armata dei graziani. A questo punto a che cosa resta da fare l'Italia? Resta da fare quella che sempre la storiografia militare ha semplicemente definito una guerra subalterna, cioè affiancare la Germania nazista con dei contingenti ovunque si trovi, fondamentalmente. Che cosa sta succedendo poi, soprattutto nei primi mesi del 41? La Germania è intervenuta nel teatro bellico nordafricano e per certi versi praticamente salvato le sorti di quel conflitto, che per l'Italia è quello centrale, ricordiamoci bene. Per l'Italia la vera e propria guerra è quella in Nord Africa, mentre, come dire, tutto il resto ci gira intorno, mettiamola in questo modo. È la guerra, come dire, da un punto di vista strategico più importante e anche per certi versi quella più sentita specialmente dal mondo militare. Ora, che cosa succede? Succede che già verso la fine del 40 la Germania ha abbandonato l'idea di continuare la guerra contro la Gran Bretagna direttamente, si interroga su quello che deve fare. C'è già una carenza di risorse energetiche, la guerra si sta rivelando più lunga del previsto e si profila all'orizzonte anche una crisi alimentare fondamentalmente. Che cosa si può fare per risolverla? Bisogna prendere tutte le forze che si hanno a disposizione e riversarle verso est, cioè verso uno Stato come l'Unione Sovietica che dispone di quelle risorse e quindi prendersele con la forza fondamentalmente. La guerra contro l'URSS è una guerra di carattere fondamentalmente economico per la Germania. Che poi non si siano raggiunti i risultati sperati, questo è un altro discorso, non, come dire, non possiamo metterlo sul piatto in questo momento. Si è discusso spesso del fatto che i vertici romani non sapessero dello scoppio della guerra sul fronte orientale. Dunque, bisogna distinguere qui due piani diversi. La Germania di sicuro non cerca di coinvolgere l'Italia perché non ne ha alcun bisogno, non ne ha neanche interesse, mentre coinvolge altre nazioni che confinano con l'Unione Sovietica e che hanno dei conti in sospeso con l'URSS. Ma che l'Italia non sapesse, non avesse la più pallida idea di quello che si profilava all'orizzonte è fondamentalmente falso. Già all'inizio di aprile, nell'aprile del 41, fondamentalmente l'Italia sa che quantomeno sospetta che la Germania stia approntando un piano, che in realtà è già pronto, diciamocelo francamente. E per quando all'inizio di maggio, in pratica si ha a Roma la certezza che questo conflitto scoppierà prima o poi, si tratta solo di vedere quando. Tant'è che il primo ordine di preparare un contingente da affiancare alle forze tedesche sul fronte orientale parte il 30 maggio, cioè buone 3 settimane prima dello scoppio del conflitto. Ora, perché affiancare la Germania in quel particolare teatro?
Perché la guerra, cosiddetta guerra subalterna, è l'unica via che è rimasta. Poi perché con un calcolo che poi si rivela in realtà errato, ma che all'epoca è per certi versi valido, si spera che mandando un contingente assieme alla Wehrmacht sul fronte orientale, si possa spingere i tedeschi a rafforzare il contingente che essi hanno in Africa settentrionale, che rimane il teatro vitale per l'Italia. Cioè si spera di avere una contropartita ulteriore in Africa settentrionale. E questo è, come dire, un altro motivo. Poi si punta sul teatro di guerra orientale anche per un altro motivo, perché si spera di riuscire a vincere facilmente quella guerra. Perché si spera questo? Perché l'Unione Sovietica è ritenuta, da un punto di vista politico e soprattutto militare, uno stato fondamentalmente debole. Il cosiddetto colosso dei piedi d'argilla è una locuzione che ha avuto una particolare fortuna. Lo si ritiene perché innanzitutto l'armata rossa è uno strumento bellico giovane, molto giovane, non ha neanche una tradizione, almeno secondo quello che è il pensiero della Germania e dell'Italia. In secondo luogo perché pochi anni prima, nel 37-38, ci sono state le grandi purghe, e le grandi purghe hanno colpito profondamente lo strumento militare sovietico, per cui si ritiene, anche ad altissimi livelli tra l'altro, si ritiene quindi che l'Armata Rossa sia rimasta fondamentalmente priva di capacità di manovra e di comando. Ora, questo pensiero fondamentalmente è come dire, un'idea abbastanza ottimistica della realtà, che presuppone un altro, come dire, un'altra idea abbastanza discutibile, cioè che prima di allora, prima delle grandi purghe, l'Armata Rossa fosse uno strumento perfettamente funzionante. In realtà né l'uno né l'altro è vero, però come dire, questa era la percezione. Tanto più che nel 39-40, a cavallo fra questi due anni, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, c'era stata la guerra d'inverno in Finlandia, sul confine finlandese. E la guerra d'inverno, in realtà, fra la Finlandia e l'URSS, si risolve a favore dell'URSS, poi lo sappiamo, ma inizia malissimo per i sovietici, che fra l'altro sono in condizioni di netta superiorità numerica. Questa figura poco positiva fatta dall'Armata Rossa in quel contesto convince ancora di più come dire, l'Europa continentale del fatto che l'Armata Rossa non sia all'altezza di condurre una guerra, tanto più contro la Wehrmacht. In realtà l'Armata Rossa negli stessi anni conduce altri conflitti, come quello per esempio nella Manciuria cinese contro il Giappone, che li riescono molto meglio, solo che queste vincenze non hanno particolare pubblicità in Europa. Quindi, come dire, i giapponesi avevano sicuramente un'idea molto diversa delle capacità dell'Armata Rossa. E un altro personaggio, per esempio, che aveva un'idea sicuramente più positiva, questa è una piccola curiosità, un'idea più positiva dell'Armata Rossa come strumento bellico, era il generale Douglas MacArthur, il futuro comandante in capo delle forze aeronavali del Pacifico, secondo il quale l'Armata Rossa in realtà poteva cavartela molto meglio. Detto questo, passiamo proprio in due parole ai motivi ideologici alla base della guerra. Due parole perché poi ci torneremo nel corso della trattazione. Dunque, che cos'è l'Italia fascista? L'Italia fascista è la nazione antesignana della lotta al bolscevismo. Questa è l'immagine che accredita di sé all'estero e anche all'interno dello Stato stesso. È la nazione che ha fondamentalmente sconfitto l'internazionalismo socialista sul proprio suolo negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale. Questa è, come dire, l'immagine che deve preservare, per cui non può restare estranea da un punto di vista bellico a questo tipo di conflitto. Come dire, una guerra contro l'URSS è passibile di essere particolarmente condivisa, specialmente dalla vecchia guardia, diciamo così, dagli ex squadristi, dai più convinti, dalle persone fondamentalmente che sposano la causa fascista. E su questo poi torneremo più avanti. Terza categoria, motivi strettamente economici alla base del conflitto. Dunque, abbiamo già detto che la Germania aveva bisogno di
di risorse e cercava di, aveva pianificato di andare a prendersele in Unione Sovietica. Ora, i servizi di informazione italiana lavoravano su questo e raccoglievano notizie sull'URSS già da tempo, per cui, come dire, avevano un'idea, se non altro, approssimativa di quelle che potevano essere le risorse energetiche, agricole e zootecniche di regioni come l'Ucraina e la Russia europea, diciamo così. Per cui, come dire, era un ulteriore motivo per non restare estranei a quel conflitto, tanto più che sia all'inizio del conflitto stesso, sia poi di nuovo nell'estate del 42, i tedeschi si mostrarono bene o male disposti a spartire eventuali bottini di guerra, almeno sulla carta. Poi, come dire, all'atto pratico funziona in maniera molto diversa, però questo è un'altra storia. Per cui, come dire, la questione economica, cioè l'eventuale incameramento di risorse di vario tipo, non solo faceva gola ai vertici romani, ma era anche per certi versi una carta da giocare sul mercato interno. Cioè, come dire, finalmente dopo un anno di guerra, nel giugno del 41 siamo in guerra appunto da un anno, si fa balenare agli occhi degli italiani l'idea di poter fare finalmente un bottino di guerra che è complementare alle ragioni ideologiche della guerra, alle ragioni per le quali si è sceso in guerra un anno prima, fondamentalmente. E con lo scoppio della guerra in Unione Sovietica, effettivamente, per la prima volta abbiamo come dire, manifestamente uno slittamento da una cosiddetta guerra del sangue contro l'oro, una locuzione particolarmente cara al fascismo, ad una guerra del pane. Che cosa significa? La guerra del sangue contro l'oro è quella delle potenze giovani, delle potenze rinnovate dal nazifascismo, cioè l'Italia e la Germania, che sono fondamentalmente, fra virgolette, proletarie, cioè che sono povere, che hanno solo la forza delle proprie braccia e delle proprie idee, contro quelle che sono definite dal fascismo le potenze demo-plutocratiche, cioè la Germania e la Francia. E poi, come dire, l'Unione Sovietica viene posta sullo stesso piano perché viene ritenuta fondamentalmente una nazione di un capitalismo diverso, ma pur sempre capitalismo, e gestito dagli ebrei fondamentalmente. Questo è un concetto sul quale potremo poi magari eventualmente tornare. Per cui si passa da una guerra del sangue contro l'oro, cioè da una guerra fondamentalmente fatta di principi ideologici, a una guerra del pane. Cioè una guerra volta a reperire risorse per migliorare le condizioni di vita della popolazione. E a questo concetto la popolazione, almeno secondo il fascismo, doveva non essere indifferente, tanto più che gli effetti della guerra si facevano sentire ormai nella metà del 41. Chiuse, diciamo, le motivazioni che stanno alla base della partecipazione della guerra. Io passo adesso a quello che passo a due sottotemi che sono la pubblica opinione in patria, da una parte, e poi vedremo meglio invece nel dettaglio i soldati e il loro rapporto col fronte russo. Dunque, come si indaga una pubblica opinione in uno stato in cui vige la dittatura, cioè in uno stato in cui non c'è libero pensiero, non c'è la libera espressione di parola? Dunque, principalmente la si indaga con quella. Tramite quelle persone che sono state definite in maniera molto semplicistica le spie del regime, fondamentalmente degli agenti al servizio della polizia politica fascista, che si occupavano di ascoltare i discorsi per strada, sul tram, al bar, in qualsiasi altra situazione. Ecco, persone che annotavano la vox populi, fondamentalmente, anche quella espressa in un certo qual segreto, e di riferire in alto loco, proprio per dare un'idea ai vertici dello Stato di ciò che pensava una popolazione che in realtà non era libera di esprimersi. Farò un certo uso adesso di questo tipo di fonti, che per certi versi sono problematiche, ma che rendono anche molto bene l'idea di quelle che erano le impressioni delle persone, le impressioni immediate e anche i bisogni prestanti di queste persone. Dunque, come accolgono gli italiani questa guerra, questa nuova guerra, l'apertura di questo nuovo fronte? Se noi guardiamo a quello che ci hanno raccontato in seguito, a quella che è fondamentalmente la vulgata,
si tratta di un altro fronte di guerra che quindi preoccupa la popolazione, perché la guerra si protrae ancora per del tempo, per un tempo indeterminato. E c'è stato anche chi ha definito, per esempio, l'iniziativa del fronte russo come una delle più impopolari iniziative prese dal fascismo. Questo lo dice Gheorghi Filatov, che era un italianista sovietico, ha scritto un paio di libri sul fronte russo italiano, e la definisce in questo modo. In realtà, se noi guardiamo a quelle che sono le fonti coeve alla guerra, che sono state prodotte durante la guerra, in realtà la questione è un po' più variegata e più complessa. In primo luogo perché l'Italia non giunge impreparata da un punto di vista psicologico alla guerra contro l'URSS. Certo che no. Questo perché? Perché erano ormai anni, erano praticamente quasi 25 anni, che della Russia bolscevica c'era un'immagine negativa in Italia. Questo perché? Perché innanzitutto la Russia bolscevica era colei che aveva fatto una pace separata con la Germania, di punto in bianco, e permesso alla Germania quindi di riversare sul fronte occidentale tutte le proprie forze. Quindi era, come dire, aveva già dal 1917 un'immagine di traditrice. E questo concetto del tradimento torna poi nel corso del tempo. Per cui, come dire, dei bolscevichi non ci si poteva fidare innanzitutto. E dopodiché, qual è il cortocircuito che si crea? Si crea un cortocircuito perché vengono caricate sulle spalle del bolscevismo fondamentalmente l'immagine negativa che esce dalla Russia durante la guerra civile, che fu una guerra fratricida di particolare violenza e molto molto sanguinosa, anche per via delle carestie che si svilupparono proprio a causa del conflitto. E quindi, come dire, si identifica il caos che c'è nella Russia del dopo 1917, la Russia post-rivoluzionaria, con il bolscevismo stesso. Questo tipo di sentimento si trasferisce in Italia nella lotta che si scatena fra i socialisti e poi fra i socialisti e i comunisti da una parte e il fascismo dall'altra. Fondamentalmente il socialcomunismo è percepito come una cellula dell'internazionalismo di Mosca, diciamo così, come una specie di esportazione della rivoluzione di ottobre. E il fascismo, come dire, si picca di combattere al momento contro queste forze, si picca poi di averle sconfitte. E con l'avvento del fascismo e poi della dittatura, ancora più, come dire, vengono definitivamente tacitate quelle voci che invece nel socialcomunismo e soprattutto nella rivoluzione di Mosca vedevano una palingenesi del mondo, cioè avevano un'idea completamente opposta del fascismo. Tacitate queste voci, come dire, in Italia rimane fondamentalmente l'immagine negativa, detta in maniera molto semplice. Questa immagine negativa si rafforza poi nel corso del tempo in coincidenza con alcuni episodi particolari, tra cui l'ultimo in ordine di tempo prima della Seconda Guerra Mondiale è la Guerra Civile Spagnola. Perché? Perché l'URSS appoggia i repubblicani spagnoli che lottano contro Franco e che cercano di difendere la Repubblica dal colpo di Stato di Franco, diciamo così. E l'URSS appoggia i repubblicani e, come dire, la propaganda in patria sfrutta questo aiuto dato dai sovietici. Perché? Perché soprattutto nelle prime fasi della guerra di Spagna i repubblicani hanno, come dire, portano avanti una lotta particolarmente violenta contro il clero. In realtà il fascismo la presenta come un'opera di cristianizzazione violenta, come quella che c'è negli anni 30 in Unione Sovietica. In realtà i repubblicani sono fondamentalmente degli anticlericali e ce l'hanno con il clero, perché il clero è latifondista e è alleato con Franco, come era stato alleato con tutte le dittature che c'erano state prima. Però, come dire, questo è un discorso più complesso. Passa il messaggio di un bolscevismo che è contro Dio, contro la famiglia e contro i valori del cristianesimo. Quindi, come dire, questa immagine si fissa ulteriormente in quegli anni immediatamente prima della Seconda Guerra Mondiale. Per cui che cosa succede? Succede che nel 1941 ci troviamo di fronte a questo conflitto e per la prima volta l'Italia non ha neanche bisogno di lavorare, cioè gli arci romani non hanno neanche bisogno di lavorare da un punto di vista propagandistico, perché c'è già un'immagine del nemico fatta. Non stiamo parlando della Gran Bretagna o della Francia sulle quali si era dovuto lavorare per convincere il popolo italiano che gli ex alleati della prima guerra mondiale erano adesso
come dire, i nemici da battere. Ecco, in realtà nel caso dell'URSS noi abbiamo già un nemico bello e pronto. Ecco, per cui, come dire, da un punto di vista psicologico, l'Italia non giunge impreparata a questo scontro. La Russia bolscevica ha già un'immagine ampiamente negativa presso la popolazione. E se noi effettivamente andiamo a guardare quelle che sono le fonti di cui vi dicevo, cioè la Vox Populi raccolta dai fiduciari del regime, ecco, li definiamo così, non spie perché sembra un termine non tanto neutro, se noi vediamo quello che riportano i fiduciari del regime, e comincio con qualche citazione, vediamo il concetto che si formano gli italiani già dai primissimi giorni dopo lo scoppio della guerra, cioè ancora prima che l'Italia dichiari guerra all'URSS, quando la Germania è già in lotta. Viene percepito il conflitto appena iniziato come una crociata per la liberazione del popolo russo dal giogo bolscevico e come una guerra per certi aspetti preventiva volta a scongiurare il pericolo di una calata del bolscevismo in Europa, cioè esattamente come era avvenuto dopo la prima guerra mondiale. E questo disegno, si scrive, suscita ragioni di compiacimento degli ambienti vaticani, dove si temeva che il lezzo bolscevico stesse per valicare le nostre Alpi. E suscita anche entusiasmo in provincia, dove, scrive un fiduciario da Parma, il partito si è procurato il favore del clero in seguito all'inizio delle nostre ostilità con la Russia. E questo tipo di, come dire, immagine negativa veniva portato avanti anche dai chierici stessi. E infatti un'altra nota ci dice: le parole dei chierici contro gli sgozzatori di preti, di frati e di monache, questo è un riferimento alla guerra civile spagnola ovviamente, contro i negatori di Dio e di ogni religione, eccetera, destano ricordi e pensieri sempre vivi che lasciano tutt'altro che indifferente anche l'elemento femminile. E come dire, è un'immagine un po' diversa. Ecco, io vi leggerei veramente due parole di Vittorio Correggio. Vittorio Correggio era un giornalista del Messaggero all'epoca, ha scritto libri di memoria alla fine degli anni 70 e ci dice questo: l'improvvisa notizia della guerra dichiarata dalla Germania all'Unione Sovietica fu uno scossone per i ben pensanti di Roma. Pareva finalmente trovato il vero nemico da battere, il bolscevismo de senza Dio, negatore della proprietà privata. Si ebbe quasi un ritorno di fiamma patriottico, ci spiega Vittorio Correggio. E effettivamente le fonti della polizia politica fascista ci fanno vedere quanto in profondità fossero presentati questi concetti qui. E come un conflitto, soprattutto ci fanno vedere come un conflitto che era chiaramente di carattere ideologico, si combinasse in realtà abbastanza agevolmente con quello che era un conflitto volto al reperimento di risorse, le stesse che abbiamo detto prima. Ad esempio, una nota da Firenze ci dice: la guerra è accolta con favore dalla grandissima maggioranza della popolazione e dopo qualche perplessità iniziale si cominciò a parlare del grano dell'Ucraina e del petrolio di Baku. Come dire, c'è una combinazione perfetta di concetti politici, ideologici ed economici. A Napoli lo scoppio della guerra fu salutato molto favorevolmente, dice una nota, specialmente fra la vecchia guardia degli squadristi. E a Milano invece la grande maggioranza della pubblica opinione era pervasa da una ventata di euforico entusiasmo. Come dire, questa è l'opinione che circola nelle grandi città. Altre note: da Genova, la crociata antibolscevica riscuote unanimi consensi nella consapevolezza che l'amputazione dell'idra bolscevica sortirà i più benefici effetti morali, religiosi, politici e economici per l'intero continente, cioè li mette tutti quanti insieme. L'idra bolscevica, l'amputazione dell'idra bolscevica è una, come dire, una personalizzazione del bolscevismo, come una personificazione del bolscevismo come mostra, un'immagine tipica della propaganda fascista. Poi anche altrove noi troviamo concetti che sono completamente simili. Per esempio, da Bolzano il consenso della cittadinanza per il conflitto armato contro la Russia pare sempre più diffuso e palese che mai, tanto da far pensare che raccoglie più adesioni che quello ingaggiato contro la stessa Inghilterra. E non solo, poi le prime notizie che i reduci dal fronte russo portano in mezzo alla popolazione, parlando di grandi miserie, di sporcizia, di un popolo schiavo e privo di ogni libertà, hanno influito, dice un'altra nota, favorevolmente sulla volontà di abbattere il bolscevismo nell'interesse della civiltà e del mondo cristiano e cattolico. Queste note poi della politica fascista vengono integrate anche da quelli che sono i rapporti periodici del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che periodicamente inviava dei promemoria sulla
sulla popolazione e sull'ordine pubblico a Mussolini stesso. E due, mi cito brevissimamente, uno il 1 luglio del 1941, che dice: l'opinione pubblica tutta avversa il bolscevismo manifesta il suo consenso all'intervento contro l'URSS. 4 giorni dopo ne invia un altro e dice: le fasi della lotta antibolscevica, stesso identico concetto in pratica, vengono seguite in ogni ambiente con vivissimo interesse. È generale il favore per questo nuovo aspetto della guerra che trova in ogni sfera sociale largo consenso. E che cosa si può dire, insomma? Che già al momento dell'invasione, ancora prima che l'Italia entri in guerra, gli italiani hanno, a parte i concetti ideologici già abbastanza incamerati, hanno un'idea, se non altro vaga, di quelle che sono le risorse economiche che ci sono in Ucraina e in Russia, fondamentalmente. E per esempio da Bolzano ci dicono, ci parlano di immensi granai della Russia e di tesori dell'Ucraina. Ecco, e sono sicuramente in molti a sperare che buona parte di quell'immenso emporio, dice un'altra nota, venga trasferita verso ovest per risolvere i problemi alimentari dell'arte. Questa è una nota che viene da Rovereto, sempre in Trentino. E come mai la popolazione ragiona in questo modo? Come mai c'è una, come dire, compartecipazione emotiva di fronte a questo nuovo fronte di guerra? C'è perché, per un semplice motivo, perché siamo nel giugno del 41 e sono già diversi mesi, più di un anno, che l'Italia inizia a risentire fortemente di quelle che sono le restrizioni di guerra. Bisogna dire questo: già nella primavera del 40, cioè prima di scendere in campo in prima persona, l'Italia ha dovuto fondamentalmente come dire, far praticare qualche buco alla cintura agli italiani, quindi introdurre la tessera non aria, introdurre una limitazione dei consumi dei generi alimentari e di altri beni di consumo, e queste limitazioni poi sono andate progressivamente aumentando e aumenteranno ancora poi alla fine del 41 e poi nel 42, quando ci sarà veramente una crisi alimentare, anche di approvvigionamenti. Per cui, in due parole, come si sente il popolo italiano di fronte a questa nuova guerra? Dunque, si sente preoccupato perché la guerra si protrae ed è, come dire, abbastanza stressato dai sacrifici che la guerra impone, dai sacrifici materiali che la guerra impone, questo è sicuro, anche se non può esprimersi liberamente. Però al contempo diventa speranzoso nei confronti dei risultati materiali che la guerra può portare, specialmente nella guerra contro uno Stato che è ricco di risorse. E c'è questa, come dire, c'è questa ambivalenza sentimentale fondamentalmente. Però per la prima volta, come dicevo prima, si intravede la possibilità di fare un bottino. E il governo non solo non prende questo tipo di entusiasmo, ma ci gioca anche sopra fondamentalmente. Tant'è che, appunto, dicevamo prima, c'è un fiduciario che a Genova dice: si sente definire questa guerra come la guerra del pane, e la strepitosa ricchezza di materie prime di quell'immenso paese rende sempre più crescente il consenso della guerra contro la Russia, dice un fiduciario. Questo vale specialmente per i primi mesi di guerra e possiamo dire tranquillamente per tutto il 41, almeno fino all'arresto dell'offensiva di fronte a Mosca. Fino veramente allo scoppio dell'inverno, diciamo così, del primo inverno di guerra. Dice un altro fiduciario da Viterbo: un successo in Russia allontana lo spauracchio della fame, perché si fa segnamento sulle ricchezze dell'Ucraina. Io poi voglio veramente, brevemente, in quattro parole, leggervi questa nota, perché è veramente un piccolo capolavoro scritto da una spia che evidentemente sapeva il fatto suo e sapeva esprimersi anche molto bene. Dice: indubbiamente il disagio provocato dal razionamento del pane, come dicevamo prima, specialmente negli strati più bassi della popolazione, è stato molto attenuato dalla speranza che la campagna di Russia sia prossima alla sua conclusione. Qui siamo nell'ottobre del 41 ancora, pensate. Si è tanto parlato del grano dell'Ucraina, dell'eccezionale fertilità di questa plaga russa, che ormai anche l'ultimo bracciante e il più ignorante dei carrettieri sperano che l'anno venturo vi sia il pane in abbondanza. E questo è lo stato d'animo. Nei mesi seguenti l'inizio della guerra, poi tra l'altro, bisogna considerare che la Germania riportò dei successi, diversi successi uno dietro l'altro, alcuni abbastanza eclatanti anche, per cui, come dire,
nel settembre, nell'ottobre del 41, questo tipo di sentimenti era ancora immutato, anzi, la caduta di Odessa, che arriva alla metà del 41, con la conquista della città sul Mar Nero da parte dei tedeschi e degli ucraini, coincide con un'ulteriore restrizione nei consumi per gli italiani. Tant'è che la razione di pane, che era già arrivata a 2 etti, viene abbassata a 175 grammi. Però, come dire, al contempo c'è questo tipo di successo che finisce sulla bocca di tutti e si spera, come dire, che possa veramente far cambiare qualche cosa in termini alimentari, letteralmente. Per cui dice un altro fiduciario: la caduta di Odessa ha fatto cessare l'acre mormorazione contro il tesseramento che durava dal giorno del razionamento, con la speranza che le nuove conquiste assicurino pane e patate in sufficienza per l'aste. Questo si scrive da Bolzano. Poi, altre note da Brindisi, da Roma, ad esempio: la popolazione inizia a chiedersi, visto che ci sono questi successi, quando è che ci sarà un allentamento nelle restrizioni, in quelle che sono le restrizioni dei consumi. E iniziano anche a diffondersi a questo punto delle voci fondamentalmente infondate, come dire, di sparizione della tessera non aria o di un rialzo delle razioni pro capite di pane e di generi di consumo di base che sono state abbassate nel corso dei mesi. E anzi, come dire, le speranze sono talmente forti che quando si diffonde la voce che i russi stiano facendo terra bruciata, si arriva anche alla violenza verbale e delle immagini. Da Carrara, per esempio, la popolazione si dice che si dovrebbe far morire di fame tutti i russi prigionieri, eppure la popolazione che ha contribuito a devastare tutto quello che vi era di buono all'entrata in territorio russo delle truppe germaniche. In realtà si tratta di voci, però, come dire, in un paese sottoposto a queste restrizioni non si accetta neanche concettualmente che si possa distruggere il grano pur di non farlo cadere in mano al nemico. In sostanza, che cosa succede? Succede, come vediamo da altre note che vengono dall'area di Firenze in questo caso, e anche qualche lettera, succede che queste persone si aspettano di mangiare grano russo entro la fine del 1941 e di riavere tutto senza restrizione l'anno seguente. E anzi, c'è una nota che dice addirittura: in certi quartieri popolari di Firenze, alcuni autorevoli fascisti vanno affermando che col 1 gennaio 1942, ovviamente, la carta del pane, cioè la tessera non aria, verrà ritirata perché il grano arriverà dalla Russia a treni interi. Questo è il concetto. Le lettere che partono, che arrivano da Firenze in quel periodo, dicono la stessa cosa, due sole ne cito: si attenderà serenamente la primavera del 42 quando le nere terre di Russia manderanno i loro prodotti. Questa è una. Nere terre di Russia significa che questo scrivente ha ricevuto delle lettere dalla Russia dove i soldati gli hanno parlato della nera e fertile terra dell'Ucraina. Poi ci torneremo su questo. Un'altra lettera: al ricevere della presente, tutta la Russia sarà dell'asse e allora mangeremo grano russo. Queste erano fondamentalmente le speranze che c'erano in quel momento, in quei primi mesi di guerra, cioè nel corso della seconda metà del 41. Allora, è vero anche che nei mesi seguenti, soprattutto dopo il primo inverno di guerra, fondamentalmente, esemplificando, il popolo italiano iniziò ad avere meno fiducia di poter mettere concretamente le mani su tutte queste risorse e ad aver meno fiducia di poter raggiungere quella giustizia sociale, dice una nota da Torino, per la quale si è scesi in campo contro la Gran Bretagna, contro l'URSS. Un'altra nota da Genova dice che c'è delusione per le mancate prede belliche e per gli scarsi apporti granari giunti dal fronte. E una nota poi particolarmente significativa da Milano dice: il pubblico si domanda perché a noi non è stato dato, contrariamente a quello che si è propagandato con tanta insistenza, una parte del grano dell'Ucraina. E infatti, di che cosa ci si lamentava? Ci si lamentava anche del fatto che in Germania ci fossero delle restrizioni alimentari sui generi di consumo in generale, ma che fossero molto meno severe che in Italia, per cui, come dire, qualcosa di storto doveva esserci: o la Germania riusciva ad incamerare risorse e l'Italia no, oppure c'era qualcosa che non andava come dire, nell'impostazione stessa della guerra, cioè non ci si guadagnava abbastanza. È vero anche però che queste voci venivano controbilanciate da continui miti che arrivavano dal fronte, cioè dal fatto che sarebbe arrivato del grano dalla Bessarabia, che poi effettivamente in parte arrivò anche, o dal fatto che sarebbe stata tolta la, diciamo,
sarebbero state tolte le limitazioni sui consumi, almeno limitatamente ad alcuni generi come il pane, patate e legumi, perché sarebbero arrivate delle derrate dall'est e si trattava di pronostici che in quel tipo di clima venivano accolti con favore, dice una nota sempre da Milano. Ora, che ruolo hanno i militari in questo? E come dicevamo prima, c'è una lettera che parte dall'Italia che parla dell'inerzia di Ustia. Dunque, i militari del Ksir, specialmente i militari del Ksir, i primi a mettere piede in Ucraina nell'estate del 41, diventano involontariamente dei propagandisti della guerra di conquista. Perché? Perché scrivono a casa delle lettere, in cui dicono a chiare lettere, appunto, scusate il gioco di parole, quello che c'è in Ucraina, cioè c'è bestiame a non finire e colture cerealicole a perdita d'occhio. E lo mandano a casa e il servizio di informazione militare, appunto, che paglia la posta dei militari, la posta dal fronte, e registra le loro impressioni e parla ad esempio di meraviglia per il gran numero di bestiame e addirittura in un caso commozione alla vista degli sterminati campi di grano in Ucraina. Tant'è che, come dire, c'è chi si chiede, questa è una nota che viene da Verona, c'è chi si chiede come mai debbano esserci ancora delle restrizioni in Italia se abbiamo messo le mani su così tanta roba, detta in maniera molto semplice. E ci sono altri stralci di lettere vagliate dal servizio di informazioni militari che ci dicono l'Ustria è un granaio, ad esempio, e nessuno a casa può farsi un'idea di quanto sterminato sia. E c'è un passo di un diario molto bello di un tenente, il cui diario è depositato presso l'Archivio Idealistico Nazionale di Piede Santo Stefano, che parla di una terra così fertile che si permette di concedere due raccolti all'anno, senza alcuna concimazione, tra l'altro, chimica. Queste erano le impressioni che avevano i soldati. Un altro soldato scrive: queste terre sono fertilissime, ci sono delle sconfinate pianure di grano incredibili. Non state in pensiero per me che non manco di nulla, sto facendo la cura dei polli e di uova e di carne bovina e suina della quale ce ne ha volontà. Tant'è che, come dire, a questi uomini veniva anche spontaneo un confronto con quella che era la realtà italiana dell'epoca. E un artigliere non può fare a meno di scrivere: il mondo è chi ha tutto e chi non ha niente, cioè il mondo è diviso tra chi ha tutto, cioè l'URSS, e chi non ha niente, cioè noi. Questa guerra è per la giustizia, per poter dare diritti al mondo. Ecco il concetto di giustizia che torna, di giustizia sociale. E come dire, i comandi, sia sul campo in URSS, sia ai vertici a Roma, ovviamente si guardarono bene dal frenare questo tipo di entusiasmi. Perché? Primo perché tornava comodo a loro fondamentalmente, perché era un incentivo per certe volte al combattimento, alla guerra. Secondo perché, come dire, per una massa di soldati, una buona parte della quale veniva dai campi fondamentalmente, veniva dal settore agricolo, questo qui era come dire, veramente un incentivo che rivestiva un interesse particolare. Tant'è che ci racconta un ufficiale subalterno, Emilio Dio Sopranis, che ha scritto un libro uscito da una quindicina di anni fa, ci dice che fra le truppe del Sir era stata forse artatamente sparsa la voce di futuri interessi italiani in Ucraina come sbocco della nostra manodopera contadina. Ecco, l'Ucraina che diventa in pratica, come dire, una seconda Africa, una seconda Polonia. Tre esempi rapidissimi per far vedere come i comandi giocano su questo concetto. Il primo riguarda Giovanni Mestre, comandante del Ksir. Giovanni Mestre, in occasione del sesto anniversario dell'impero, quindi 9 maggio 1942, dell'impero in Africa orientale, ovviamente, tiene un discorso alle truppe del Ksir e dice loro che l'Ucraina, che al momento come dire, della calura ha negato alle truppe dell'asse anche perfino l'acqua, perfino il ristoro dell'acqua, dice. Diventerà presto il granaio dei vincitori, queste sono le sue parole. Esempio numero due, Enzo Emilio Galbiati. Chi è Enzo Emilio Galbiati? Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, che nel settembre del 42, se non ricordo male, va in visita al fronte russo presso l'Armir e tiene un discorso in cui dice che le ricchezze della sterminata piana dell'Ucraina saranno asservite all'asse, alle potenze dell'asse, in nome della giustizia, ecco ancora il concetto di giustizia, per la quale l'asse combatte.
Esempio numero 3, che arriva addirittura invece dopo la seconda battaglia difensiva del Don e dopo la ritirata, Giovanni Zanghieri, comandante del secondo corpo d'armata, fa una relazione su quello che è accaduto durante la seconda battaglia difensiva del Don, ma è una relazione anche a carattere generale, parla di diverse cose e parla della fertilissima e solo parzialmente coltivata Ucraina come oggetto di futura colonizzazione da parte italiana. Zanchieri mette colonizzazione fra virgolette, come a dire ci siamo capiti quello che intendo, ecco, però come dire il concetto c'era e rimaneva, nonostante quella che era stata la battuta d'arresto sul Don. Ecco. Detto questo, chiudo qui e passo all'argomento che forse interesserà un po' di più in maniera diretta, che sono i militari in Italia e il loro rapporto col fronte russo. Ora, come si fa a dire che cosa pensassero i militari all'epoca di questa guerra, di questa nuova guerra? Principalmente noi disponiamo delle loro memorie, in sostanza. Le memorie però sono una rielaborazione a volte e in altri casi ci forniscono un panorama più ristretto, nel senso che il reduce ci racconta quello che magari è più significativo per lui in quel momento in cui scrive, piuttosto che nel momento in cui lo ha vissuto. In altri casi poi sono abbastanza reticenti su molti argomenti. Qual è il grimaldello allora che possiamo utilizzare noi? Sono gli scritti coevi alla guerra, appunto. E quali sono? Sono le lettere, principalmente i diari dei combattenti. Ora, c'è una certa differenza tra un diario e una lettera. Hanno delle caratteristiche diverse. Sono accomunate dal fatto di essere scritte in quel momento, quindi a caldo. Ma mentre il diario è un documento tendenzialmente personale o anche molto personale, cioè scritto e concepito per non essere divulgato, per non essere letto da terzi, ma è il soldato che parla con se stesso, si potrebbe dire, la lettera in realtà è concepita per essere letta sicuramente da qualcun altro e potenzialmente vagliata anche dalla censura di guerra, ecco, non dimentichiamocelo. Però, come dire, sono entrambe delle fonti abbastanza sicure del pensiero dello scrivente, anche quando lo scrivente tiene conto della censura e anche quando tiene conto del fatto che bisogna cercare di non preoccupare troppo chi sta a casa con quelle che sono le asperità del fronte, con quella che è la durezza della guerra. In realtà poi i soldati scrivevano di tutto, a volte se ne fregavano della censura, a volte scrivevano delle cose scomode e passavano anche i guai per questo. Ecco, per cui, come dire, anche le lettere al pari dei diari offrono, sono un buon grimaldello per indagare la mentalità del soldato. Dunque, come e quanto erano politicizzati i soldati al fronte russo e di fronte all'esperienza del fronte russo? Dunque, la politicizzazione è un argomento abbastanza scivoloso, però, come dire, affidandoci appunto a queste fonti, cerchiamo di vederlo un po' in dettaglio. Poi ci affidiamo anche un altro tipo di fonte, anzi, voglio partire proprio da questa qui io. E qual è questa terza fonte? La terza fonte è costituita dagli organi dello Stato che si occupavano di registrare le impressioni che avevano dei soldati appunto che partivano per il fronte, quindi che si trovavano ancora in patria e che si apprestavano ad andare a recarsi proprio sul. Si apprestavano a fare il viaggio per recarsi al fronte russo. E quali sono questi organi? Sono le prefetture e i comandi militari di stazione, i Costa Miles, che nell'estate del 41, nel luglio-agosto del 41, inviavano quasi, non dico quotidianamente, ma in maniera molto molto fitta, dei telegrammi al Ministero dell'Interno con cui dialogavano e facevano dei rilievi molto significativi come morale elevato, morale sempre elevato, morale elevatissimo, entusiasmo veramente notevole, timore di arrivare troppo tardi sui campi di battaglia. Questo è un concetto sul quale torneremo dopo. Rilievi del genere vengono registrati anche nei mesi seguenti, ecco, diciamo fra l'agosto e il novembre sempre del 41, nei rapporti del Servizio Informazioni Militari, del SIM, che ci parla in sequenza di morale delle truppe italiane elevatissimo, elevato stato d'animo del SIR, ardente spirito combattivo, entusiasmo per il prossimo cimento, orgoglio per far parte del corpo. Ve li leggo in sequenza, sono solo alcuni, ma sarebbero, come dire, decine e decine. Alto sentimento patriottico tra le parti combattenti in Russia e vivo spirito del sacrificio per i disagi e le privazioni e le fatiche. Elevato morale e forte spirito combattivo animato dai momenti ideali della guerra contro il bolscevismo.
altri ancora, schiero, spirito combattivo, assoluta certezza di rapida vittoria fra i militari del SIR. Un'altra ancora, espressione di alto entusiasmo per l'esito favorevole delle operazioni. Ancora uno, è fervido entusiasmo tra le parti del SIR. In alcuni casi poi, come dire, i rapporti diventano anche più dettagliati e anche più significativi. Serenità, fiducia, alto spirito combattivo tra i reparti del SIR, nonostante i disagi dipendenti dalla stanchezza, dal freddo e dall'inclemenza della stagione. Qui siamo già, come dire, in autunno inoltrato. Soddisfazione di partecipare alla guerra sul fronte orientale, comprensione delle ragioni ideali della guerra antibolscevica. Cioè, per certi versi, se noi, come dire, facciamo affidamento su queste fonti, non ci si poteva aspettare di meglio, diciamo, da parte del governo fascista e delle forze armate, fondamentalmente. E per avere un'idea del clima, ci racconta a 50 anni dalla fine della guerra, ci racconta un sottufficiale del Savoia Cavalleria. Le notizie che arrivavano dal fronte russo, proprio in quei mesi, avevano creato in noi tutti un clima euforico. I tedeschi passavano da un successo all'altro. La nostra avrebbe dovuto essere una lunga passeggiata senza rischi. Il concetto di passeggiata è ricorrente nei siti dell'epoca e ci torneremo anche più avanti poi. E effettivamente, come dire, si confermavano i pronostici di una guerra facile che sarebbe stata vinta entro breve. La guerra sembrò puntualmente sul punto di essere vinta, l'URSS sembrò mille volte sul punto di crollare per tutto il 1941, almeno fino a tutto il novembre del 41. Per cui, come dire, questo spirito veniva per certi versi preservato e le aspettative continuavano ad essere le stesse all'inizio della guerra, in sostanza. E ci racconta un panzer dell'82esimo reggimento, un discorso di un ufficiale: andrete a raccogliere i boschi in questa guerra lampo, non avrete il piacere di vedere il nemico nel bianco degli occhi. Anche questo è un concetto ricorrente. E ci racconta invece un reduce, questo è Camillo Agasti, le cui memorie non sono state pubblicate. Ci dice: i nostri sogni di avventura si spingevano lontano, noi ci sentivamo fieri, inconsapevoli delle inumane prove che ci attendevano. L'ansietà della partenza e l'incognita del futuro ci attirava, sì che il nostro entusiasmo di giovani ancora inesperti era in quel momento infinitamente ottimista. Ci trovammo tutti quella mattina di sole del giorno 15 luglio 1941 all'appuntamento. Una selva di elmetti, un luccicare di baionette, come si legge in un passo degli Amicis, riempivano la grande piazza. Ecco, allora, questo immutato morale fra tutti i SIR, come dice un altro rapporto del SIM, prosegue fino a tutto il 41, alimentato appunto dagli sviluppi bellici fondamentalmente positivi, anche molto positivi a volte. E ci dice un altro soldato: combattiamo notte e giorno e facciamo migliaia di prigionieri. C'è uno spirito che non credevo, sembra di andare ad un divertimento. L'entusiasmo è indescrivibile, si vincerà prestissimo. Ora, questo non significa che non ci fossero anche soldati molto più preoccupati e meno contenti della guerra, questo sicuramente va detto. Poi, come dire, le prime avvisaglie di, come dire, di un certo cedimento nel morale delle truppe ci fu quando davvero arrivò l'inverno, alla fine del 41, e la situazione si fece difficile a prescindere da quelli che erano gli sviluppi bellici, a prescindere dal fatto che la guerra si fosse in quel momento arrestata, almeno sul fronte meridionale dove si trovavano gli italiani, perché poi a Mosca in realtà si combatteva come. Però, come dire, sì, c'erano delle speranze per una ripartenza, perché prima o poi l'inverno sarebbe dovuto finire e quindi si sarebbero riprese le operazioni. E c'è una cartolina veramente molto significativa che dice: questi sono 9 membri del 104° Battaglione Mitraglieri che mandano una cartolina a Mussolini e dicono: dalla primissima linea in Russia porgiamo a voi, Eccellenza, subordinati saluti. Duce, l'inverno russo è duro, ma noi saremo più duri e vinceremo. Che cosa ne concludiamo da questo insieme di fonti? Che nel complesso la retorica fascista della crociata antibolscevica, della crociata per la liberazione dei popoli oppressi dal bolscevismo, non rimase inascoltata. Questo possiamo tranquillamente dirlo. Non rimase inascoltata, e il fatto che si esprimessero all'epoca in questo modo i soldati ci dà, come dire, un indice abbastanza sicuro di quello che era il loro pensiero in questa fase iniziale della guerra.
Secondo il servizio di informazione militare, che vagliava appunto la corrispondenza dei soldati con l'Italia, i soldati avevano la convinzione di combattere una guerra per liberare un popolo dalla schiavitù. E bisogna anche considerare il fatto che questa lotta, questa crociata, veniva allora, come dire, avallata da quelle che erano le due massime autorità politiche e morali dello Stato italiano, mettendo da parte un attimo la corona, cioè il governo fascista e la Chiesa Cattolica di Roma, non dimentichiamocelo, che condivideva questa crociata pur non esponendosi personalmente, pur non prendendo chiaramente parte, pur non dicendo sì, ok, facciamo la guerra contro Mosca e va bene così, però, come dire, c'era il capo di provincia che si era schierato e comunque c'erano degli input da questo punto di vista. Tanto per fare un esempio, come dire, la distruzione dei valori del cristianesimo, della famiglia tradizionale e la distruzione della proprietà privata, cioè concetti della propaganda italiana e avallati dalla Chiesa Cattolica, ovviamente, facevano parte del bagaglio culturale, ad esempio, dei soldati spagnoli sul fronte orientale. Dei soldati della divisione blu, della divisione azul, che vissero un'esperienza per certi versi abbastanza simile a quella degli italiani sul fronte russo. E come possiamo suddividere in poche parole, in pratica, la massa dei soldati di fronte a questa esperienza di guerra, specialmente di fronte all'inizio di questa esperienza di guerra? Ci sono i fascisti convinti, ovviamente, che condividono la causa, la sposano incondizionatamente, in sostanza. Ci sono poi sovrapposti ad essi, o giustapposti ad essi, diciamo, ci sono i soldati che combattono per un ideale più che politico cristiano, in sostanza. Ci sono poi soldati che combattono per spirito di dovere e di sacrificio, per dovere puramente militare, ecco, per spirito di corpo, anche se vogliamo. E accanto ad essi c'è indubbiamente poi una massa che magari ha le idee molto meno chiare, ma che potremmo, come dire, definire, io vorrei dire così, fascisti per inerzia, cioè persone che rispondono, pur non essendo particolarmente convinti della causa, e pur magari preferendo essere o altrove o su un altro fronte di guerra, magari, rispondono in per certi versi positivamente alla propaganda di guerra anche per un bisogno innato di razionalizzare la propria presenza sul fronte, in sostanza. Questo è, come dire, abbastanza usuale in guerra, cioè il soldato cerca di dare un senso alla propria presenza di coscritto in quella situazione di guerra, in sostanza. Poi bisogna anche, come dire, inquadrare per certi versi quello che è il mormorio di guerra, cioè i soldati mormorano da che mondo al mondo. Ok, questo però non significa necessariamente che non condividano gli ideali per cui si sta combattendo o che non sposino la causa intimamente. Voglio fare un esempio pratico in due parole e poi magari Mauro De Petroni mi dirà se condivide oppure no. Ecco, gli alpini di cui si parla. E che hanno scritto così tanto e su cui si è scritto così tanto poi nel dopoguerra. Se noi vediamo alcune memorie degli alpini e come dire, una parte della pubblicistica che di loro ha trattato nel corso dei decenni, ci viene detto che alcune unità partirono praticamente per il fronte russo quasi in lutto, si potrebbe dire, imprecando, maldicendo la guerra in sostanza e prendendosela spesso con le camicie nere che erano viste come responsabili della guerra in sostanza e della guerra sul fronte russo in particolare e venendo alle mani con loro e praticamente come quasi se covasse un antifascismo latente per certi versi. Ora, c'è sempre un punto di verità in questi rilievi. Bisogna anche considerare però un'altra cosa. In realtà il mormorio di guerra fra gli alpini era praticamente una delle varie tradizioni, specialmente quando si avviavano verso un fronte di guerra caldo. Poi c'è da dire un'altra cosa, che alcune unità alpine, segnatamente la divisione Iulia, erano appena tornate, si può dire, da un fronte di guerra in cui avevano avuto delle perdite sanguinosissime. Per cui, come dire, il malcontento non era dovuto tanto a una mancata condivisione ideale della guerra contro il bolscevismo, quanto piuttosto al fatto di essere impiegate subito e dopo un'esperienza del genere, cioè della serie siamo sempre noi che dobbiamo sacrificarci, ecco.
Poi bisogna anche considerare che in base ai rilievi degli organi dello Stato che abbiamo detto prima, i comandi militari di stazione e le prefetture, in realtà alcune unità alpine erano tutt'altro che scontente di partire per quella guerra, ecco, tanto per controbilanciare un po' il concetto. E poi bisogna anche dire che sì, è vero, gli alpini di tanto in tanto bevevano, venivano alle mani con le camicie nere, ma venivano alle mani anche con i carabinieri, con i rappresentanti delle forze dell'ordine, tanto per capirci, venivano alle mani anche con i propri ufficiali qualche volta quando bevevano, venivano alle mani anche con i gestori delle osterie che si rifiutavano di cedere loro alcolici gratuitamente, specialmente quando dovevano partire per il fronte. Si trattava un po' di una tradizione, ecco, che non, come dire, non inficia l'idea della condivisione in linea di massima della guerra che si va a combattere, ecco, tanto per capirci. Ora, voglio fare un esempio di chiara politicizzazione delle truppe al fronte che non è stato sottolineato da nessuno degli studiosi che io conosca, e che invece a me piace fare. Ora, qual è questo collegamento? Un collegamento ideale che è stato fatto spesso dai soldati stessi tra la lotta che portavano avanti in Unione Sovietica nel 1941-42 e la lotta contro i socialcomunisti, prima socialisti e poi socialcomunisti, che il fascismo aveva portato avanti in patria nel primo dopoguerra. Nel cosiddetto biennio rosso 1919-20 e poi nel cosiddetto biennio nero 21-22, cioè un parallelo fra una lotta fra come dire, la teppaglia rossa, come viene definita, in patria, che era stata condotta non da loro personalmente in genere, ma dai loro padri, da loro zio, anche da magari da un fratello o un cugino che erano molto più grandi. All'epoca dello squadrismo, e quella che portavano avanti loro sul terreno stesso del bolscevismo, cioè sul suo stesso suolo. È un collegamento in pratica, come dire, fra una sorta di prima e seconda generazione in camicia nera, per così dire, una sorta di dovere morale nei confronti degli avi che hanno combattuto quella lotta in patria. Come scrive Roberta Degni in un bell'articolo che è uscito ormai una decina di anni fa, il richiamo all'epopea squadrista, poteva mobilitare anche chi, per motivi anagrafici, non aveva potuto prendere parte alla prima fase della rivoluzione fascista. E quindi chi? I soldati cresciuti all'interno della parabola fascista, nati in genere, per esempio, dal 1910 in poi, tanto per capirci, ma anche più giovani, ovviamente. E questo collegamento ideale fra una prima e una seconda generazione in camicia nera viene anche, come dire, ammannito ai soldati sul campo, viene presentato ai soldati sul campo come come dire, un incentivo al combattimento. Un discorso del generale Zingales, comandante del successore di Messe al comando del vecchio SIR, del 35° Corpo d'Armata. Ecco, Zingales si presenta alle camicie nere nell'ottobre del 42. E fa loro questo discorso. Questa guerra, quella contro il bolscevismo, cioè, questa guerra è la continuazione della marcia su Roma, è la guerra nostra, la vostra, camicie nere, di voi che la marcia su Roma avete iniziata. E se noi vediamo effettivamente le note che i soldati mettono per iscritto nei diari, in coincidenza con gli anniversari della marcia su Roma, appunto, vediamo lo stesso concetto. Qui, 28 ottobre 1941, una camicia nera della Legione Tagliamento dice: tenaci continuatori dell'area del Manganello, 20 anni dopo siamo venuti a colpire il tuo paradiso. Qui si rivolge in prima persona all'URSS, in sostanza, e dice: non più come allora, dove mamma squadrismo doveva scendere in piazza per pulire i nostri paesi e le nostre città da quella pestilenziale piaga bolscevica. Ora invece siamo qui a scovarlo nella sua tana. Dice, 28 ottobre 42, invece, ventennale della marcia su Roma, dice lo stesso autore con cui ho aperto questa relazione. Ventennale della marcia su Roma, ricordate che oggi non ci sarebbe la marcia su Mosca se 20 anni or sono non ci fosse stata la marcia su Roma, ha detto il Duce. Siamo perciò su questo fronte di combattimento in continuazione di quella marcia che hanno iniziato i nostri padri 20 anni or sono. E ci sono delle note che sono anche più chiare, che sono veramente esemplificative del concetto. Questo è un soldato del SIR non identificato, in un rapporto del Ministero dell'Interno, che ci fa vedere la lettera che invia alla propria mamma a casa, è un toscano, e ci dice: sono reduce da una spedizione contro gli ebrei comunisti insieme al battaglione squadristi toscano. Sul fatto che gli ebrei fossero comunisti o che i comunisti fossero ebrei ci sarebbe da fare una puntata a parte, dice Paolo Neri, però non la faremo oggi, di sicuro.
Se tu vedessi, mamma, che macello abbiamo fatto, sto agendo tale e quale come agiva il babbo nel 1921 contro i comunisti che a quel tempo intestavano l'Italia nostra. Se tu vedessi come si picchia sodo per difendere la nostra cara patria, io divino il duce. Non voglio essere da meno del babbo, lui ha fatto il suo dovere nel 21, io lo fo nel 42. E tant'è che si arriva anche di questo passo a concetti che a noi possono sembrare veramente assurdi, ma che in realtà non lo sono e per i soldati si davano perfettamente. Come? Mio padre è caduto durante una spedizione di squadristi nel 1921, durante l'attuale campagna ho avuto modo di vendicarlo in modo esemplare. Questo è un caporale dell'82esimo reggimento fanteria che parla. E pensa veramente di poter vendicare il babbo squadrista morto, ucciso dai socialisti, presumo, uccidendo i sovietici. Per lui fila perfettamente questo discorso, eh? Non bisogna vederci una contraddizione, un'assurdità dentro. E questo tipo di sostrato psicologico, tra l'altro, porta anche indirettamente al concetto di guerra di liberazione dai rossi, dal pericolo rosso. E infatti, che cosa succede? Nella fine del 41, ad esempio, il comune di Mantova, nella persona del podestà, del sindaco fascista, del podestà di allora, il comune di Mantova, in considerazione del fatto che ci sono molti soldati mantovani che militano nell'80esimo reggimento fanteria, invia al comando del SIR un pensiero riverente e riconoscente ai gloriosi caduti di questa nuova guerra di indipendenza, dice Foresta Fascista. Guerra di indipendenza. Come dire, è un linguaggio quasi risorgimentale che ricorre ogni tanto negli scritti anche dei soldati. Ecco ancora un infante dell'82esimo reggimento dice ancora: mi sento fiero e orgoglioso di combattere per la grandezza e la liberazione della patria nostra. Termineremo presto questo bolscevismo, la liberazione della patria nostra, e si combatte in urso però per la liberazione della patria. Ora, la partenza per il fronte dell'Armir, nell'estate del 42, quindi passiamo un anno dopo, vede ripetersi fondamentalmente lo stesso copione, in sostanza. E c'è, come dire, un moderato entusiasmo anche in questo caso. Diciamo moderato perché abbiamo meno strumenti per indagarlo, però, come dire, abbiamo in questo caso in più testimonianze postbelliche anche. Ci dice un reduce della divisione Cossei, ad esempio, anche questo è un diario dell'Archivio Diaristico Nazionale di Pietro Santo Stefano, quindi non pubblicato. Si parlava della nostra partenza per la Russia. La propaganda che circolava nella nostra nazione era forte e quello che noi dovevamo fare era giusto. Lo si apprendeva con entusiasmo di arrivare al punto di dire frasi come queste: andremo noi a sistemare quei russi. E nella corrispondenza dei reparti dell'Armir, effettivamente, il Servizio Informazione Militare rileva un'altra volta entusiasmo e spirito combattivo e anche viva attesa per i prossimi cimenti. Questo succede nel luglio del 42, ma note del genere vengono rilevate tranquillamente fino al novembre del 42. Per esempio, il comando del secondo corpo d'armata fa dei rapporti periodici sul morale della truppa, diciamo così, in maniera molto semplificativa. E ci parla di elevato spirito combattivo e fervido entusiasmo, che vengono registrati a novembre, appunto. E ancora, pensieri del genere vengono registrati ancora a ridosso dell'attacco di dicembre. Ecco, c'è una reazione del Servizio Informazioni Militari che a me piace veramente molto e che dice: sempre alto il morale dei reparti combattenti in Russia che paragonano il Don al Piave, per significare che quella è una barriera che non si rompe e attraverso la quale non si passa. Paragonano il Don al Piave, è diventata in pratica, in sostanza, una guerra di aggressione, sta diventando una guerra difensiva come quella contro gli austro-ungari. E cenni a elevato spirito combattivo anche in questo caso e ottimismo da parte dei combattenti non mancano neanche nei primi giorni della seconda battaglia difensiva del Don, a cavallo tra l'11 e il 15 dicembre del 42, prima che ci si debba ritirare, in sostanza. E se noi guardiamo le note che vengono messe per iscritto dai soldati in quei mesi, fondamentalmente vediamo che confermano le impressioni degli organi militari. Ad esempio, un membro di un altro reparto scrive a Mussolini stesso: il nostro morale è altissimo, orgogliosi siamo di far parte di questa spedizione. Questo a luglio. Secondo un reduce dell'ottava armata, un ex camicia nera che poi fece la prigionia in Russia, c'erano per esempio molti suoi commilitoni che erano, come dire, abbastanza ansiosi di arrivare al fronte, nell'estate del 42 questo,
per poter dare il colpo di grazia al bolscevismo, richiamandone senza rischio gloria imperitura, dice lui. E questo è un rilievo che trova conferma in una curiosa lettera di un soldato che non viene identificato, un rapporto del Ministero dell'Interno, un vecchio veterano del SIR, in sostanza, che sta per essere avvicendato e un po' se ne dispiace anche, e dice: sul fronte sempre buone notizie, si attende di giorno in giorno la caduta di Stalingrado, che poi non cadrà mai, sappiamo, ci è giunta la notizia del nostro rientro in patria, non ti nascondo che sono contento della notizia, ma oramai che ero qua sarei stato felice di starci ancora un poco per vedere la fine della Russia e far sventolare i nostri tre colori sulle loro città più importanti. Anche il concetto dello sventolare il tricolore sulle città della Russia è abbastanza ricorrente. Ho a memoria una lettera di un cappellano militare che dice esattamente la stessa cosa. Ora, per i soldati dell'Armir, le difficoltà stavano nel fatto che sarebbe arrivato presto l'inverno, sarebbe arrivato un secondo inverno di guerra, e che le operazioni si sarebbero presumibilmente arrestate e sarebbe arrivato il freddo, ci sarebbero dovuti interrare come al solito e si sarebbero dovuti stringere i denti. Questo era abbastanza chiaro, specialmente ai veterani del SIR che non erano mai stati avvicendati e che potevano avere qualche timore in più. Però, come dire, c'era la speranza che come l'anno precedente pian piano sarebbe arrivato il gelo, quindi come dire, i pantani, e poi si sarebbero pian piano riprese le operazioni e quindi, come dire, si sarebbe ripreso l'impedimento dell'Armata Rossa, esattamente come era avvenuto l'anno precedente. Tant'è che questo concetto torna in più testimonianze, lo ha detto anche Berieschi in un'intervista rilasciata a Enzo Biagi una trentina di anni fa, ricordo, prima di morire. C'è un sottotenente del battaglione Montecerpino che dice, ad esempio: frattanto, una settimana dopo l'altra, anche l'inverno passerà e i russi ricominceranno a scappare. Il morale è sempre altissimo e le speranze sono molte. E se noi vediamo le lettere inviate in patria nel dicembre del 42 e in alcuni casi, nel caso degli alpini, anche all'inizio del 43, ecco, sono, come dice sempre Roberta Vegni nel suo articolo, sono brani scritti da soldati che non si erano dati per vinti e nutrivano ancora fiducia nell'esito positivo della guerra. E per alcuni questo sentimento, come dire, prosegue anche in seguito. C'è un maggiore del 120° reggimento artiglieria che dopo la catastrofe scrive: sono tanti i sacrifici e tante le fatiche, ma siamo qui per adempiere ad un sacro dovere ed io ho tanta energia e tanta forza. Riassumendo in due parole, e per citare anche Marina Rossi, che abbiamo avuto ospite tra l'altro, i soldati che partono per il fronte russo nell'estate del 41 e poi nell'estate del 42 sono ancora membri di una struttura vincente, giustamente, e anche lo spirito anticomunista di una parte dei soldati contribuiva a preservare la compattezza degli ideali per cui si combatteva. E basti pensare ai reparti di camicie nere che accompagnavano le divisioni o le richieste, pur limitate, di partire volontariamente per il fronte russo. Le richieste di partire per il fronte russo. E io prendo spunto da Marina Rossi, appunto, per dire due parole sui volontari del fronte russo. Ora, una ricerca su volontari sul volontarismo delle forze armate italiane durante la Seconda Guerra Mondiale non è mai stata fatta, né sarà mai fatta, come una ricerca complessiva sulle perdite, perché non abbiamo abbastanza dati a disposizione, sia nell'uno che nell'altro caso, e poi limitatamente al volontarismo, perché il concetto stesso di volontari di guerra, prima e durante la Seconda Guerra Mondiale, cambia un po' ballerino a seconda delle esigenze politiche, per cui, come dire, volontario a volte significa tutto, cioè va inteso nell'accezione pura del termine, in altri casi non significa molto, non dicono nulla, ma non significa molto. E al di là di questo, comunque, noi abbiamo come dire, documenti e testimonianze probanti del fatto che, specialmente nei primi mesi, i volontari per il fronte russo non mancarono affatto, né tra la truppa né tra gli ufficiali, specialmente fra gli ufficiali subalterni, e fra gli ufficiali subalterni particolarmente noti che hanno fatto la campagna di Russia e che ci hanno raccontato di essere andati volontari, ci sono Nuto Revelli in primo luogo e Eugenio Corti, che tutti conoscono. Eugenio Corti ha detto in maniera veramente molto eloquente in un'intervista che ha rilasciato nel 2010, se non ricordo male, al sito 120°.com, che purtroppo non esiste più. Ha detto: io sono partito volontario per la Russia perché volevo vedere il comunismo prima che i tedeschi lo distruggessero, parola più parola meno, sto citando a memoria ovviamente.
dove troviamo i volontari, a parte in questo settore, diciamo, ecco, a parte tra gli entusiasti? Li troviamo sicuramente tra i cappellani militari. Se voi leggete il capitolo di Mimmo Frantinelli nel libro dedicato ai cappellani militari che riguarda la Russia, potete vedere che alcuni fanno letteralmente carte false per andare in Russia. Perché? Perché si erano preparati da anni, imparando anche le lingue, imparando il russo, l'ucraino, le lingue caucasiche, anche se sono difficilissime, per poter adempiere a una missione di redenzione in terra russa, cioè per poter riportare, diciamo così, in base a quella che era il discorso pubblico dell'epoca, per poter riportare il cristianesimo in mezzo a un popolo che era diventato di senza Dio, fondamentalmente, per colpa del comunismo. E altro piccolo bacino di esortazione, le camicie nere, ovviamente. Si può partire dall'idea che le camicie nere dovessero essere, come dire, convinte per principio. Basandosi sui fatti, vediamo che il 41esimo battaglione della montagna, ad esempio, c'è una domanda in massa per partire per il fronte russo, per farsi trasferire al fronte russo, meglio. E altro piccolo bacino di reclutamento, gli universitari. Gli studenti universitari che partono per il fronte. Noi vediamo che nel marzo-aprile del 41, cioè a ridosso dell'inizio della guerra contro la Russia, lo spirito di questi universitari è fondamentalmente immutato, come quando è stata la guerra, e vorrebbero andare al fronte russo. Ora non vengono accettati in massa, diciamo così, perché verso i volontari, specialmente gli studenti, c'è una diffidenza di fondo che perdura, è una tradizione fondamentalmente. Però vediamo che a ridosso della campagna di Russia sono ancora entusiasti della guerra e vi partecipano volentieri. Alcuni di loro, ad esempio, vi partecipano da ufficiali di complemento, anche nel 42, non solo all'inizio della guerra, in alcuni casi magari interrompendo gli studi e rifiutando un impiego in retrovia che sarebbe stato magari più comodo. E poi c'è un piccolo, come dire, un piccolo gruppo di soldati, addirittura io ho trovato nelle carte dei tribunali militari, che viene processato per diserzione. Perché? Perché si trattava di soldati che erano arruolati in reparti che non si trovavano in linea e che invece volevano andare in linea, per cui che cosa fanno? Prendono e scappano e se ne vanno al fronte, cercando di farsi arruolare, e vengono giustamente processati per diserzione. Anche se poi, a quanto mi costa, non vengono mai condannati. Una tirata d'orecchie, una lavata di capo, per il semplice motivo che loro è come dire, un proposito nobile, assolutamente comprensibile. E da quali altri documenti probanti noi vediamo, noi cerchiamo di inquadrare il fenomeno del volontarismo e di quantificarlo più o meno. Da quello che ci dicono le fonti della polizia politica fascista, in parte, e anche da quello che ci dicono i comandi militari stessi. C'è una nota, per esempio, che viene da Bolzano del 6 luglio del 41, quindi la guerra è appena iniziata. Ci dice: l'ambiente militare è pervaso da un entusiasmo mai notato e le richieste di invio al fronte russo sono numerose quanto mai, specie fra i militari di truppa. Per esempio, per fare un esempio che secondo me è abbastanza indicativo, il comando della Sesta Armata, che era all'epoca il massimo serbatoio di uomini e di mezzi in patria, nei primissimi giorni del 41 fa un rapporto e ci dice che siamo qui ormai a un mese e mezzo dall'inizio della guerra, allo scoppio della guerra sul fronte russo. Il comando d'armata deve constatare che la frequenza delle domande di trasferimento presso le parti del KFIR non accenna a decrescere, e specie fra gli ufficiali subalterni le richieste suscitano un senso di emulazione e presto o tardi creeranno nei quadri dei vuoti difficilmente colmabili qualora siano accolte senza indicazioni, cioè se si accolgono tutte le richieste di trasferimento a reparti di fronte russo, come dire, si crea una situazione per cui i quadri comando vengono ad essere fondamentalmente carenti, gravemente carenti. E abbiamo anche le testimonianze di chi ci ha ricordato poi nel dopoguerra di aver vissuto questo spirito. Per esempio un tenente della divisione Torino, un libro uscito nel 2000, ci dice: al rientro da Roma, cioè al rientro da Roma dalla Jugoslavia, dove era stata dislocata la divisione, al rientro da Roma in partenza per la Russia, tutti gli ufficiali chiedono di partire e i più giovani piangono e sbraitano col colonnello comandante per non essere esclusi. Io ho letto
tre o quattro giorni fa proprio, un caso nel tribunale militare del XIR, ad esempio, di un altro sottotenente, sempre della divisione Torino, dell'82esimo reggimento, che poi viene paradossalmente processato per abbandono di posto in combattimento, ma questa è un'altra storia, che durante la deposizione ricorda di essere partito volontario per il fronte russo, nonostante avesse dei problemi fisici che dovette tenere nascosti, dovette fare delle carte false per poter appunto partire all'inizio allo scoppio della guerra. Ecco, questo è tanto per rendere un'idea del clima. Ancora in settembre, nel settembre del 41, dopo che le unità tedesche e rumene ebbero passato il Dnieper, veniva rilevato accentuato spirito volontaristico del fronte russo, in specie fra i giovani ufficiali. Sono sentimenti questi che vengono, come dire, registrati anche in documenti a carattere interno, cioè documenti che sono particolarmente affidabili perché non destinati alla divulgazione, cioè sono alte sfere che dialogano con se stesse, per cui come dire, ci dicono esattamente quello che sta succedendo. Nel febbraio del 42, addirittura il servizio propaganda del Regio Esercito fa una constatazione che è per certi versi curiosa. Dice: molti soldati chiedono di far parte del SIR o di appartenire ai paracadutisti o ai reparti di assalto, cioè in pratica come dire, poter stare in un'unità del SIR equivale a stare in un reparto scelto per il tipo di esperienza che si fa. Questa è la percezione che si ha in patria in quel periodo. E ce lo hanno ricordato poi anche gli ufficiali, sottotenente Giuseppe Basti, che se non ricordo male faceva parte del 120esimo artiglieria, ci dice: era un clima patriottico e nazionalista che noi giovani con i nostri 20 anni vivevamo con entusiasmo. Eravamo cresciuti nel periodo della propaganda fascista e la scuola proseguiva il suo indottrinamento che ci portava ad avere un amor di patria che oggi sarebbe inconcepibile. Ci saremmo sentiti impediti se non avessimo partecipato, se non ci fossimo arruolati. Io ho chiesto di andare in Russia volontario. Arruolarsi è una cosa giusta e naturale per noi giovani cresciuti in quel clima. L'entusiasmo rimane come? Un altro esempio che voglio farvi rapidamente è Paolo Resta, che sicuramente alcuni di voi avranno presente, che era allora sottotenente nella divisione sportiva. E ci dice: sono partito a metà giugno 1942 da Novara. La popolazione ci cantava Piemontesina bella. Io le devo dire una cosa, questa è un'intervista rilasciata per un libro. Le devo dire una cosa, onestamente ero convinto della guerra. Sono partito convinto perché mi avevano detto che andavamo a liberare i russi. Ero partito volontario per il fronte russo, ma subito mi sono reso conto che non andavamo per liberare un popolo, ma per conquistarne la nazione. Su questo slittamento poi di idee torneremo poi in un secondo momento, magari. Poi, ultimo piccolo bacino di reclutamento di volontari che non andrebbe trascurato è quello dei soldati che avevano un genitore o entrambi i genitori di origini russe o ucraine, genitori che erano scappati o che comunque erano venuti via dalla Russia bolscevica dopo la rivoluzione dell'ottobre del 17, oppure durante la guerra civile, o perché avevano combattuto dalla parte dei cosiddetti bianchi, quindi contro il bolscevismo, oppure perché temevano i rivolgimenti sociali comunque allora in atto. Era una situazione molto fluida e molto drammatica ed erano venuti verso l'Europa continentale, in sostanza, anche in Italia. In Italia c'era sicuramente un bel gruppo e questi uomini erano generalmente mossi da sentimenti profondamente anticomunisti e i loro figli, che in genere replicavano l'ambiente familiare in maniera abbastanza omogenea, erano per lo più impiegati come interpreti sul fronte russo perché conoscevano la lingua, avevano una buona conoscenza del russo e o dell'ucraino. Ora, se siamo entrati se un pochino siamo entrati nell'ottica del soldato medio che condivide gli ideali della guerra per la quale sta combattendo, possiamo meglio indagare quello che è poi lo slittamento di pensiero nella parte terminale della guerra. Qui arrivo, facciamo un salto come dire, alla fine della guerra. Ecco, siamo qui nel dicembre del 42, gennaio del 43, diciamo. Ora, va considerata una cosa. I militari dell'Armir fondamentalmente consideravano quella guerra vinta o vincibile ancora a ridosso della seconda battaglia difensiva del Don. Perché? Perché le cose erano andate fondamentalmente sempre bene fino a quel momento.
Per cui non c'era motivo di immaginare addirittura una sconfitta. Ecco, questo è un concetto che non va dato per scontato. Noi ragioniamo in base al fatto che sappiamo come andò a finire, in sostanza. Invece bisogna, come dire, entrare nella loro ottica, di soldati che non avevano subito una sconfitta ancora, erano membri appunto di una struttura vincente per certi versi. E se noi vediamo quelli che sono i pensieri dei soldati, per esempio quelli che sono i pensieri degli alpini, le lettere che gli alpini scrivevano ancora nel gennaio del 43, all'inizio del gennaio del 43, quando erano rimasti praticamente soli nella steppa, non avevano idea di quello che stesse succedendo ed erano ancora, come dire, animati da un fiero spirito combattivo e fondamentalmente non temevano, non avevano timori per il futuro, diciamo così. Questo perché? Perché, come dice Gaetano Maggi, che ha scritto un libro che si chiama La mia naja alpina, quando si è in linea lo sguardo non va oltre quello che fa la compagnia o il reggimento, diciamo. Io direi già la compagnia è abbastanza, soprattutto per i soldati semplici. E poi perché? Per altri motivi, perché, come dire, di quello che stava succedendo allora a qualche decina di chilometri più a sud, con lo sfondamento del fronte sugli altri corpi d'armata italiani, non veniva divulgata la notizia, non veniva divulgata per tenere alto il morale, per evitare un crollo del morale, per evitare disordini e per fare in modo che i soldati continuassero a battersi, fondamentalmente. Questo è il motivo per cui c'era ancora un determinato sentimento, un determinato spirito combattivo per certi versi. E poi bisogna anche considerare un'altra cosa, la varietà delle esperienze che i soldati facevano. Non tutti i soldati chiaramente hanno fatto la ritirata, no, hanno fatto l'esperienza della ritirata, come non tutti i soldati hanno fatto l'esperienza del combattimento in prima linea, soprattutto. Per cui, come dire, non è detto che ci fosse una consapevolezza precisa di quello che stava accadendo nel momento in cui stava accadendo. Ci volle del tempo per capire quanto esteso fosse quanto grave fosse la situazione e quanto esteso fosse il coinvolgimento di tutto il fronte, di tutta la parte meridionale del fronte tedesco-sovietico, in sostanza. Ora, come possiamo dire? I soldati, proprio in base alla varietà di esperienza, elaborarono questa fase finale della guerra, un po' come un lutto, lo elaborarono come lutto e ciascuno a modo proprio in base anche ai reparti di appartenenza. Voglio dire proprio due parole di una lettera di un tenente, il tenente Gino Moretti, che non avete letto perché sicuramente si trova in un libro che non ha a che vedere con la campagna di Ustia, neanche lontanamente, e che proveniente dal secondo corpo d'armata, nel 23 dicembre si sta ritirando lui e ci scrive: questa dell'iniziativa in mano nemica, iniziativa in mano nemica significa che ci si comincia a rendere conto del fatto che le cose stanno cambiando. Questa dell'iniziativa in mano nemica per me era una novità, mi ha fatto osservare molte cose tutte spiacevoli. Intanto lasciare, sia pure per breve tempo, ciò che con tanto amore si è costruito e che era, con breve abitudine, diventato una cosa familiare, e lasciarlo non partendo verso nuove terre, nuovi lavori e con un mucchio di progetti in testa, ma in vesti di profughi, che si ritirano ovviamente, è cosa dura. Mi sento come se avessi provato una grande illusione. Sono smontato, dice il tenente, che stava ovviamente iniziando, a differenza di altri, ad elaborare il lutto appunto della sconfitta in questo caso. Ora, di questo tipo di cambiamento di atteggiamento nei confronti dell'esperienza bellica, noi non troviamo traccia tanto nelle memorie postbelliche. Questo perché? Perché le memorie postbelliche parlano molto della seconda battaglia difensiva del Don, però ne parlano appunto con la consapevolezza di come andò a finire. Non è detto che i soldati avessero in realtà, come dire, tante informazioni per farsi un'idea del quadro generale, come ce la potevano avere i comandi, ecco, tanto per capirci. Per cui, come dire, le memorie a volte sono scettiche nei confronti di tutta l'esperienza bellica dell'Italia in Russia. All'epoca, in realtà, come dire, la sconfitta arrivò praticamente di punto in bianco, si può dire, ecco, e per cui per tutti i soldati che erano intimamente convinti
della causa e convinti anche di poter vincere prima o poi la guerra, si trattò di uno shock. Di uno shock che per alcuni fu letteralmente irrimediabile, anche da un punto di vista psicologico, non solo fisico. E per tutti coloro che fecero comunque l'esperienza della rotta e della ritirata, si trattò comunque di un crollo del morale e dei valori su cui ci si era basati fino a quel momento, mi dice anche George Rochat. Questo tipo di crollo costrinse i soldati a riflettere su una serie di cose che fino all'epoca erano, fino a quel momento erano sembrate abbastanza scontate, come innanzitutto il fatto che i tedeschi non fossero invincibili. E anche questo è un fatto che, come dire, non va dato per scontato. I tedeschi erano l'esercito di terra, quantomeno sicuramente reputato più forte al mondo all'epoca. Per cui il fatto che stessero, che dovessero in quel momento cedere l'iniziativa a un nemico era, come dire, già abbastanza schiacciante. Dovettero riflettere poi anche sul fatto che avevano dei comandi sicuramente non particolarmente brillanti, specialmente in situazioni di emergenza come questa, e ce lo raccontano moltissimi reduci questo, e dovettero poi anche riflettere sul fatto che il nemico non era poi quello che si descriveva, cioè uno strumento bellico magari numeroso, molto armato, ma incapace, ma come dire, il nemico stava dilagando, per cui stava succedendo qualcos'altro, forse o era cambiato il nemico o forse la propaganda era falsa, ecco, quindi come dire, queste persone, pure in assenza di una libertà di pensiero e di parola, dovettero cominciare a farsi le domande che fino allora non si erano mai fatte, ecco, tanto per capirci. E certi concetti cominciarono a cambiare. Ecco. Voglio chiudere leggendovi due parole di un soldato semplice scampato alla morte, che scrive una lettera a casa, una lettera chiaramente intercettata dalla censura e tolta di mezzo, che cerca di sintetizzare veramente la propria esperienza, soprattutto il modo in cui ha dovuto cambiare idea su molte cose. È un sergente maggiore quello che parla e ci dice: purtroppo molti dei miei compagni non sono più tornati da questa famosa passeggiata. Ecco il concetto di passeggiata che torna, quello con cui si era aperto. Non sono tornati da questa famosa passeggiata, poveretti. Un po' la pioggia, un po' il freddo hanno vinto il loro fisico. Qualcuno è impazzito dalla paura. Questo è il 16 febbraio 1943. La lettera ovviamente non arrivò mai a destinazione, perché non era il caso di farlo sapere al pubblico a casa, diciamo così. Con questa citazione io ho concluso, spero di non essere andato troppo lungo, di non avervi annoiato, e no. Ti ringrazio per l'ascolto. Grazie, grazie. Grazie Raffaello, io passo la parola a Camilla che gestisce il dialogo fra di noi. Quindi Camilla, se... Eccomi. Ecco, eccomi. Perfetto. Quindi allora, grazie a grazie a Raffaello Pannacci per la sua relazione. Io vi ricordo quelle che sono le modalità di prenotazione per le domande, cioè scrivere nella chat, appunto, se vi volete prenotare per qualche domanda. Quindi aspettiamo nella vostra chat, cioè nella chat comune, che scriviate... Che cosa, se volete fare una domanda. Vedo che c'è già una prenotazione da parte di Fiorella Borin, quindi pregherei Fiorella di accendere sicuramente il microfono, ma anche il video. Ecco, perfetto. Grazie Fiorella. Grazie a voi e grazie mille Raffaello, è stato interessantissimo. Parlo da psicologa, per cui ho goduto tantissimo della tua relazione, perché finalmente si parlava tanto di psicologia. A questo proposito volevo segnalare una cosa. Erano stati condotti vari studi sulla menzogna e si era visto che la gente nelle lettere mentiva soprattutto in tempo di guerra, perché sapevano benissimo che c'era la censura. Come è dimostrato appunto alla fine, la volta che uno dice la verità, la lettera non arriva a destinazione. Mentivano anche nei diari. Mio padre scrive che il 20 dicembre del 42 arriva la direttiva che è vietato scrivere diari, che significa che il comando italiano aveva la percezione che l'avanzata russa si faceva dilagante, che c'era il pericolo che venissero catturati gli italiani e che nei loro diari ci fossero informazioni di guerra.
Quindi mio papà risolve riducendo il diario. Se prima scriveva in un quaderno normale, usa dei taccuini minuscoli, rimpicciolendo sempre più, ma continua giorno per giorno a tenere diari. E poi c'era ancora un'altra cosa. Sì, fondamentalmente era proprio il discorso dell'attendibilità di quello che emerge. E quindi anche la percezione che le cose stessero andando male, per mio padre, che era del 7, quindi aveva 35 anni, non era cresciuto ovviamente nell'ideologia fascista perché aveva già delle sue difese. Quando è arrivato il fascismo, era già uno studente del liceo e per cui era partito già molto scettico. Era un ufficiale di complemento. E quindi si è trovato a arrivare lì nel dicembre in Ucraina e subito ha capito che tutta la propaganda era tutt'altra cosa rispetto a quello che vedeva lui. E tra l'altro, nella sua tradotta c'erano tantissime persone scettiche, che intanto alcuni erano volontari perché avevano una diaria leggermente superiore a quella degli altri fronti di guerra. E questo era anche un motivo che poteva giustificare questa adesione al fronte russo. C'erano persone che veramente avevano bisogno anche di quelle poche lire in più per mantenere la famiglia. E questo mi è sembrato una cosa importante. E poi appunto che la percezione che fosse stata tutta una gran balla, quello che andavano a fare la passeggiata e avere la vittoria in tasca, nasceva proprio dall'impatto che hanno avuto con questa popolazione ridotta alla fame, e dove appunto queste donne, ospitandole nelle isbe, non avevano praticamente quasi niente da mangiare per loro. E quindi questo antifascismo, se poteva essere latente prima, è esploso proprio là, durante la ritirata. E un'ultimissima cosa, sempre aderente a quello che hai detto tu, che mio papà ebbe la percezione della disfatta terribile solo quando nel marzo, quando era a fare la contumacia, perché solo in marzo arrivarono le notizie sui 50.000, 60.000 che mancavano, che poi divennero 100.000. Per cui giustamente hai fatto bene a rilevare che le notizie non arrivavano, se arrivavano erano filtrate, in modo da non creare il panico, da non far capire qual era veramente la situazione. In maniera tale da non far capire qual è la situazione, sì, e questo è sicuramente vero, ma anche per un altro motivo, perché, come dire, determinati reparti che si sono trovati lì in quel momento, come dire, soldati che appartenevano a certi reparti, hanno avuto delle esperienze talmente negative, esperienze talmente limite, diciamo così, che come dire, facevano veramente fatica da un punto di vista mentale a pensare che quel tipo di situazione fosse estendibile non solo a tutta la divisione, al corpo d'armata, all'intero fronte meridionale, cioè che coinvolgesse tutta l'armata italiana e persino le armate alleate e tutte quelle tedesche. Cioè, nel senso, lo sguardo del soldato è limitato. E non solo non si fa in modo di filtrare le notizie che arrivano, di tenere nascosto quello che sta succedendo proprio per non peggiorare la situazione, ma per chi fondamentalmente non ha avuto una sconfitta ancora, è veramente difficile riuscire a capire che quel tipo di situazione la stiano vivendo in così tanti. Situazioni, parliamo veramente limite, per così dire, cioè non solo da un punto di vista bellico, ma anche da un punto di vista umano. Reparti decimati, reparti che si perdono addirittura, reparti che scompaiono neanche combattendo, che si perdono e che non si sa che fine abbiano fatto. Ecco, questa è la prima cosa che mi viene in mente. Nel senso, ne potrei dire diverse cose, non saprei da dove iniziare. Per quanto riguarda la propaganda come balla, diciamo così. Dunque, è un discorso veramente abbastanza complesso quello della propaganda, mi seguo meglio. C'erano determinate situazioni sul campo
che i soldati potevano constatare, toccandole con mano, che non facevano che rafforzare i dettami della propaganda stessa, cioè vedere ad esempio la popolazione civile che se la passava veramente molto male in alcuni casi, rafforzava il cavallo di battaglia della propaganda fascista, per cui c'era un regime affamatore che aveva sottratto ogni risorsa disponibile, pur in una situazione di abbondanza totale delle risorse, l'aveva sottratta per fabbricare uno strumento bellico da rivolgere contro l'Europa civile, diciamo così, ecco, questo era il linguaggio dell'epoca. In realtà, come dire, dove vedevano queste situazioni gli italiani? Le vedevano per lo più nelle campagne, dove per certi versi la situazione era immutata, c'era un mondo che non era cambiato affatto, diciamo, dall'epoca in cui era finita la servitù della gleba nel 1861 in Russia, in sostanza. Non si trattava delle città, nelle città c'era non solo un livello di vita diverso prima della guerra, ma c'era anche uno spirito molto diverso, c'era anche un ambiente molto più permeato dall'ideologia, c'era l'ostilità nei confronti dell'invasore, poi chiaramente percepibile, insomma, ecco. Però, come dire, era un modo, dice un funzionario del Ministero dell'Interno, è un modo fascista di spiegare determinate situazioni. Questo perché? Perché questo funzionario, che era una persona molto sveglia, tra l'altro, dice non si può preparare i soldati italiani che vanno in Russia come se andassero a fare un viaggio nel Mato Grosso, cioè come se andassero in mezzo ad un ambiente ostile, innanzitutto, completamente diverso da quello a cui sono abituato, in mezzo a popolazioni di indigeni, in sostanza. Questo dice. Perché? Perché i soldati vedono che l'istruzione c'è, le scuole ci sono, e una cosa di cui mi sono occupato io, vedono che le donne non sono un branco di prostitute fondamentalmente, ma mantengono la loro dignità, come dire, compatibilmente con quella che è la situazione creata dalla guerra. Bisogna considerare che la guerra aveva, come dire, creato qualche problema in Unione Sovietica, più di un problema, ecco, in sostanza. Per cui, come dire, bisogna, diceva questo funzionario, bisogna adattare la propaganda a quello che i soldati vedono e dare una spiegazione plausibile per quello che vedono. Non inventare che questo non ci sia, mentre invece loro lo vedono, in sostanza. Ecco, questo è Per l'idea, questa è esempio, l'idea di fondo, sì. mio padre restò molto colpito dal livello di scolarizzazione dei bambini, perché lo rilevò subito che era nettamente superiore a quello degli Superiore a quello italiani, italiano, è anche certo. se nei loro sussidiari, e ha portato via con sé anche delle pagine che gli sono state regalate da questi bambini, c'erano molte armi. Nel senso che mentre nei nostri sussidiari, io parlo di quando ero bambina io, vedevi la bambina con la bambola, invece loro già avevano il bambino con la pistola E o ci un sono anche oggi fucile. le armi sussidiarie in Russia, direi io, non sono scomparse. Nel senso, hanno un approccio alla guerra come fatto endemico, che è molto diverso dal nostro, veramente. Non per giustificare questo tipo di situazione che c'è, però come dire, è veramente un mondo abbastanza diverso dal nostro, quello lì. Il livello di scolarizzazione, guarda, è un bellissimo argomento questo qui. Perché? Perché molti soldati italiani, compatibilmente con quello che era il loro livello di istruzione e la loro sensibilità. Ecco, io ho letto delle lettere, dei diari scritti da soldati che avevano una sensibilità veramente straordinaria e superiore alla media, sicuramente. Si trovano di fronte a un mondo che non è un mondo inquadrabile, perché è talmente diverso che appare a loro come una terra di contrasti. Dov'è il contrasto, fondamentalmente? I bambini sono stracciati e devono essere, come dire, accuditi in alcuni casi dall'invasore, diciamo così, che dà loro da mangiare, ma ci sono scuole ovunque e questi bambini sanno leggere e scrivere. C'è un passo bellissimo di un giornalista che all'epoca era inviato del giornale Tempo al fronte russo e che poi ha scritto delle memorie, che parlava con un capitano italiano della divisione Torino, e questo capitano diceva, in questo paese qui, si trovavano in Ucraina,
sotto i 40 anni non c'è nessuno che non sappia né leggere né scrivere. E lui gli disse, ma questa cosa qui è impossibile. E allora prese un... gli disse, scegli uno qualsiasi di queste persone qui che vedi per strada, e lui scelse quello che era più anziano e messo peggio fondamentalmente, quello che si presentava peggio esteriormente. Lui sembra, disse che sembrava uscito da un romanzo dell'Ottocento, da un romanzo russo dell'Ottocento, e scriveva in bellissima grafia e sapeva tranquillamente... francese magari, perché mio papà notò che in tanti si e conoscevano anche bellissimo le lingue. Francese. Sì. Esattamente, però ripeto, era come dire, uno degli aspetti schiaccianti, perché c'erano dei contrasti. Quello che la propaganda ripeteva in continuazione è che il livello di vita era bassissimo, sì. Si trattava di un popolo fondamentalmente ridotto alla schiavitù, laddove invece le risorse non mancavano. Doveva far apparire praticamente il fascismo quasi come fosse una democrazia, fondamentalmente. Ecco, una nazione in cui c'era carenza di tante cose, ma in cui non si era trattati come schiavi. In realtà la questione era molto più complessa di così, e i due sistemi sociali, politici ed economici dell'Italia fascista o della Germania nazista non erano comparabili con in maniera così semplice. Insomma, il fatto che non ci fosse la manifattura in molte zone dell'URSS, ma ci fosse la grande industria, creava chiaramente una situazione del tutto diversa da quella che c'era in Italia, per cui, come dire, gli schemi interpretativi dei soldati saltavano in sostanza. O ci si abbandonava alla propaganda fideisticamente, sì. Oppure ci si faceva delle domande che in certi casi il soldato non era neanche in grado di porsi. Questo dipendeva appunto dal grado di istruzione e anche dall'età, dalla sensibilità. Proprio perché mio papà, essendo anziano, a 35 anni, aveva già degli strumenti per difendersi e quindi capiva di più e osava anche di più. Come ufficiale poteva permettersi certe cose. Tant'è che quando lui arrivò alla contumacia, visto subito com'era, gli dissero: sei stato rimpatriato per errore, devi tornare immediatamente in Unione Sovietica. Giusto per zittirlo, ecco, per capirci, insomma, perché già nel marzo pensare di rimandare dei reggimenti in Russia, dire a uno tu sei stato rimpatriato per errore, è un modo per tappargli la bocca, per dire stai zitto, se no ti rispediamo di là. E è stato bellissimo perché il suo attendente appunto ha detto: se la rimandano in Russia io vengo con lei. Quindi è stata una cosa meravigliosa. Chiudo qui, grazie mille. Grazie, no, grazie a lei. Grazie a Fiorella. E adesso ci sarebbe una domanda di Giuliano. Se puoi aprire il microfono e anche il video, fatto. Se è possibile. Okay. Ciao Giuliano, buonasera. Buonasera, ciao. Raffaello, una cosa riguarda il volontariato. Sembra che dai rapporti del SII e del SIM, eccetera, ci fosse questa corsa... sfrenata verso il fronte orientale. Ora, non so, io penso un po' al carattere italiano e forse i rapporti che erano arrivati erano quelli positivi, quelli non positivi nascondevano. Comunque ci sono dei numeri che non mi tornano, nel senso che è vero quello che diceva Fiorella, nel senso che siccome la diaria era meno, mi pare, il minimo era 10 lire al giorno per il grado più modesto, per la truppa, per cui moltissimi, soprattutto quelli della Sesta Armata che facevi notare, che stavano giù in Sicilia, che si annoiavano da un anno circa, potevano aspirare a guadagnare qualcosa in una guerra vincente, quel lato. L'altro invece è che c'era, mi sembra, nel regolamento militare che era stato pure poco prima della guerra, 39, una cosa del genere, era stato confermato il fatto che gli studenti universitari continuavano ad avere diritto al rinvio militare. Questo mi sembra che causò un aumento, questa cosa che non volevano i vertici militari, perché poi avrebbero potuto sfruttare come ufficiale un mare di uomini, causò che da meno di 30.000 che erano gli iscritti all'università, guarda caso, diventarono 150.000. Tutti andarono a spolverare chi poteva vecchi titoli di studio per non partire. Per cui il discorso del volontariato forse non era così un volontariato combattivo,
probabilmente era economico in gran parte. Ecco, era questa la considerazione che mi veniva da fare. In gran parte, è difficile quantificarlo. Io non ho parlato di corsa al volontarismo, chiamiamolo volontarismo, tipo volontariato, ecco. Non ho parlato di corsa al volontarismo di guerra, però, come dire, ci troviamo di fronte a una situazione che è diversa da quella che viene descritta nelle memorie, in sostanza. Una situazione in cui i volontari non mancano. Certo, poi bisogna vedere i motivi profondi della scelta di chi parte volontario. Io, come ho portato degli esempi di persone che sono partite volontarie per motivi fondamentalmente ideologici o per spirito di dovere o perché condividevano i motivi ideali della guerra. Ci sono i volontari, ovviamente, ci sono stati volontari sicuramente per ragioni di portafoglio, diciamo così, per ragioni economiche in sostanza. Sì, effettivamente prendevano quel tipo di stipendio, per cui era un motivo in più. Ci sono stati sicuramente anche volontari, che non mancano mai in nessuna campagna, che facendo domanda di volontario per un tipo di fronte potevano farsi ammistiare determinate pene non gravi. Ci sono anche questi, sì, certo. Quello che ho provato io a delineare è il fatto che come dire, l'esperienza russa non solo non faceva la paura che noi leggiamo in molte memorie, non a tutti di sicuro, ma per alcuni era anche come dire, un incentivo a fare la guerra per certi versi, era un'esperienza che alcuni volevano fare, a questo intento. Non ho parlato di una corsa al volontarismo, non parlo di questo. Per quanto riguarda i documenti che ce lo spiegano, in sostanza sono documenti a carattere interno, non rivolti a un pubblico che deve incamerare una certa idea dello spirito combattivo degli italiani, per cui, come dire, non sono destinati alla divulgazione, sono di una certa attendibilità, non c'è alcunché da infiorettare, non c'è una pillola da indorare, in sostanza, sono comunicazioni tra comandi militari e politici, per cui non sottintendono necessariamente un abbellimento della realtà, diciamo così, questo intendevo io. Perché proprio a rafforzamento di questo ho visto un documento della sezione mobilitazione lì all'Archivio di Stato, il quale il responsabile del settore chiedeva a tutti i comandi di far mettere per iscritto dall'ufficiale, dal militare che chiedeva di andare in Russia o viceversa di essere esentato, ma soprattutto che chiedeva di metterlo per iscritto con le motivazioni, visto che c'era scritto i grandi vantaggi che questo avrebbe comportato successivamente. Adesso, quali sono questi grandi vantaggi? Non lo so, per cui evidentemente dietro a questo partire per quel fronte c'era un premio quando rientrarsi. Ecco, questo giusto per un quadro, diciamo, perché non so, io credo che al di fuori poi della milizia volontaria che un po' ci andava perché per forza, un po' perché ci credeva, ma la truppona, diciamo, la guerra è guerra e non si sa quello che può accadere, per cui tutta questa voglia o c'è una spinta da buon italiano economica o secondo me non lo so, ecco, questo non mi torna molto il discorso, diciamo, del volontario così voglioso di andare o di gareggiare per andare, questa mi sembra. Non so, non vorrei che fosse propaganda proprio fascista buona buona lì per accontentare i vertici. Da parte di chi? Da parte degli enti che poi dipendevano dai vertici, lo stesso servizio o quant'altro, perché pure questi dovendo mandare dei rapporti mensili, settimanali o periodici, in ogni caso il risultato che il suo superiore voleva vedersi era che il territorio era sotto controllo, per cui questa era una forma per non passare qua, insomma. Allora, no, per un motivo molto semplice, perché i volontari possono esserci come non esserci, ma non è detto che siano ben visti dai comandi militari stessi.
Questa è una tradizione di tutti gli eserciti, fondamentalmente, forse più di quello italiano, più di altri. Non sono ben visti per un motivo molto semplice, perché sono quelli che hanno più spirito, ma sono anche coloro che danno più facilmente noie nel momento in cui non li si accontenta o non sono contenti di quello che stanno facendo. Questo, come dire, da che mondo è mondo. Per cui tendenzialmente gli si prende e gli si separa, intanto. C'è anche fondamentalmente uno scetticismo di fondo nei loro confronti. Io ho presenti più di una testimonianza di sia coeva la guerra che successiva, di volontari o di ex volontari, che narravano di quanto male venisse recepita la loro scelta. Per cui, come dire, non necessariamente il fatto che ci fossero dei volontari era un aspetto positivo e basta, ci aveva anche i suoi risvolti negativi in sostanza, ecco. Per cui, come dire, sì, certo, per certi versi poteva essere anche poteva avere anche un appeal pubblicitario l'idea che ci fosse molto spirito combattivo e molti volontari, ma da un punto di vista concreto non c'era un interesse particolare a far vedere che c'erano più volontari di quanti in realtà non fossero poi quelli che erano realmente convinti di partire volontari per motivi ideologici, diciamo così. In ogni caso, io ho premesso comunque che il volontarismo, che lo studio del volontarismo, su cui ha messo le mani per esempio anche la professoressa Giusti, che abbiamo avuto ospite, è un tema molto delicato, su cui non ci sono dati certi, e ci sono però delle spie, ci sono degli indizi in sostanza, ecco. Grazie. Benissimo. Spero che sia sufficiente, Giuliano. Sì, va bene, tanto poi avremo modo sempre di parlare. Ah, sì, sicuro, sicuramente. Bene, adesso ci sarebbe una domanda da parte di Riccardo. Ok. Riccardo, sì, grazie mille. Grazie Raffaello, velocissimo. Ma dunque, che ci fosse una, da quello che hai detto tu, insomma, ma sfondi delle porte abbastanza aperte, mi viene da dire che ci fosse una compenetrazione tra fascismo e popolo italiano per tanti motivi, propaganda, comodità, abitudine, lunghezza del periodo di presenza del fascismo. A me personalmente, che insomma non sono uno storico, mi torna anche come legame famiglia, come narrazione delle vicende della mia famiglia. Però ho letto di alcuni fenomeni, te ne butto lì uno perlomeno, come dire, inizio di ribellione, no? Nel senso che questa compenetrazione avesse poi avuto bisogno, abbia avuto bisogno di traumi, di sofferenze per poter maturare, per poter crescere, per poter cambiare, è un dato di fatto, no? La resistenza è proprio una risposta a questa compenetrazione, ribellione a questa compenetrazione. Però in un libro che riporta gli atti di quel importante convegno che ci fu a Cuneo negli anni 70 e di cui abbiamo avuto occasione di parlarci qualche volta, veniva riportato che un treno di complementi alpini, partito non mi ricordo più se da Ceva, da Garesio, comunque la zona del Cuneese, avesse distrutto il treno medesimo come protesta per andare in Russia, verso, nei confronti di questo loro invio in Russia. Cioè, mi viene da chiederti, tu hai notizia di moti di militari, se non di popolazione, verso la campagna di Russia? Hai notizie di manifestazioni di dissenso concreto nei confronti della campagna di Russia? Grazie. Da parte di militari, intendi? Militari o popolazione italiana? In genere. La popolazione italiana, sinceramente, non saprei che cosa dirti adesso con i suoi piedi. Da parte dei militari ci sono delle spie ogni tanto,
però vedi, come dire, sono note della polizia politica fascista e in alcuni casi ci danno un quadro veramente preciso e puntuale, in altri casi non è detto che siano particolarmente attendibili, magari, ecco, però ci sono delle piccole spie ogni tanto, ce n'è una, ad esempio, la cito a memoria, che nel maggio del 42 dice tutto il corpo di spedizione si è bolscevizzato, addirittura, dicono, perché non crede più a quello che dicono i comandi e soprattutto si è demoralizzato perché si vede inferiore da un punto di vista dell'armamento e dell'equipaggiamento nei confronti sia del nemico che dei tedeschi. Come dire, ci sono delle piccole spie come queste qui, così come è indubbiamente vero che come dire, c'è un fondo di verità nel fatto che alcune unità alpine fossero particolarmente scontente della partenza per il fronte russo. L'importante è non generalizzare questo tipo di sentimento. Non so se ho reso l'idea di quello che intendo, se ho centrato bene quello che volevi chiedermi tu. No, certo, che non sia da generalizzare è indubbio, era proprio una richiesta di se conoscevi fenomeni di manifesta opposizione alla guerra, nello specifico alla guerra al fronte russo. Io sinceramente manifesto opposizione, non l'ho mai vista neanche nelle tante carte dei tribunali militari, dove in teoria una manifesta opposizione dovrebbe trovare traccia. Chi veniva processato per reati come ad esempio l'insubordinazione o disfattismo, tanto per capirci, cioè reati passibili di essere politici, cioè di slatentizzare un'opposizione di carattere politico, in realtà sono sempre questioni tendenzialmente personali, che non hanno a che vedere con la guerra in sé per sé. La stessa diserzione in genere non sta ad indicare che ci fosse un'opposizione alla guerra. Se noi vediamo i casi di diserzione con passaggio al nemico, cioè volutamente, sono praticamente nulli. La diserzione è un'altra cosa. Non ci sono spie da quel punto di vista, in quel senso. Ci sono casomai i soldati che si interrogano su quello che stanno facendo, che non sono convinti, altrettanto convinti come molti di quelli che ho citato io questa sera, di quello che stanno facendo. C'è un soldato, per esempio, il cui diario è stato pubblicato nel 2003, un soldato del 38esimo reggimento fanteria, se non ricordo male, che come dire, in determinati passi sposa la causa antibolscevica perché è particolarmente religioso, ad esempio, ma si chiede in più di un passo invece del diario che cosa stessero a farci gli italiani lì in Russia. Dice: stiamo combattendo per la difesa della patria, come dicono, ma i confini della patria sono molto lontani, sono a più di 3.000 km. Per cui per che cosa stiamo combattendo? Come dire, ci sono soldati che si fanno queste domande nel privato, però se le fanno, ma di opposizione manifesta alla guerra non saprei dirti, guarda. Ci sono veramente delle piccole spie qua e là. Un'altra nota che mi viene in mente adesso, che c'erano tanto personale al discorso dei volontari prima che facevamo con Giuliano, girava voce ad esempio, ma parla di voci appunto, riportate da persone come noi che chiacchieravano, del fatto che alcuni volontari per il fronte russo che erano stati liberati dalle carceri avessero cercato di scappare via proprio nel momento stesso in cui li caricavano sui treni e che alcuni addirittura fossero stati riacciuffati a suon di fucilate, ecco, tanto per dirci. Però si tratterebbe di singoli casi che sono tutti da dimostrare, fondamentalmente. Sono voci, a volte sono anche interessanti, ma come dire. Per quel che riguarda le serie che faccio io, sono tutte da dimostrare. Le prendiamo per quello che sono e tiriamo avanti, sostanzialmente. Scusa, proprio per il mestiere che fai tu, che è meno coinvolto da emozioni di quello che facciamo la stragrande maggioranza di noi, ti lancio già subito una proposta, cioè sarebbe interessante raccogliere gli elementi che dimostrino come e quando
ci furono delle riflessioni, dei ripensamenti. Mi viene in mente la famosa frase di Nuto Revelli, che a un certo punto dice: scoprì che questa non era la mia guerra. Ecco, sarebbe interessante tu ci sportassi le pezze giustificative per capire quanti e quali e in quale momento fecero questo passo e si resero conto che non era la loro guerra, quella di Russia. Non parlo poi dei passaggi successivi in cui forse gli elementi per fare la scelta furono molti di più. Grazie Raffaello comunque. Grazie a te. Camilla, ci sono ancora altre domande? Sì, avevo chiesto io di intervenire, scusa. Ah, ecco, non vedo più Camilla, non sento più Camilla. E appunto, aspettavo un ok, che peraltro mi aveva dato sulla chat. Okay. Io volevo chiedere questo, tutte queste, diciamo, rapporti dell'ovra, di queste spie, di queste, diciamo, sensori sulla popolazione italiana, sarebbe bello capire come sono localizzate territorialmente, cioè, o meglio, in quali aree prevalentemente convergevano queste indagini. Perché io mi chiedo come questa adesione, per esempio, toccasse il mondo contadino, il mondo montanaro, perché poi nella mia esperienza c'è l'esperienza degli alpini, quindi voglio dire, il mio referente disperso era un alpino, 22enne, cioè, quindi appena diplomato in una scuola tecnica e quindi aderente certamente alle cose del fascismo. Ma se io penso alla montagna interna, se penso ad una regione, per esempio, che aveva già pagato un debito di sangue in Albania, no? Teniamo presente che dopo aver combattuto la guerra d'Albania, il battaglione Gemona viene affondato con la nave Galilea e se ne vanno via altri 800 così, e viene ricostituito poi con le nuove leve. Allora io mi domando, questa adesione probabilmente era un'adesione più urbana, più piccolo borghese, più, cioè, io vorrei capire questa cosa come nasce. Altra cosa, il ventenne che la mia famiglia ha mandato a combattere in Russia col battaglione Cividale, certamente era un ragazzo nato, praticamente cresciuto e andato a scuola sotto il fascismo, quindi nelle prime lettere ha una visione, appunto, di andare a vincere una guerra per la grandezza di Roma e tutte queste balle qui. Chiaramente l'ultima, che arriva da Rosso 3 giorni prima che il battaglione Cividale si sfiancasse sul Calitva per tener botta, e quella è un po' diversa, non poteva scrivere tutto quello che pensava, ma era quasi un testamento. Allora, però io, ecco, quello che più mi interessa è queste indagini, come sondavano la popolazione? Qual era la popolazione che veniva sondata? Perché mi sembra così strano che nel mondo contadino ci fosse questa adesione, sia pur per la pagnotta, sia pur per il grano, sia pur per... Cioè, ecco, questo, scusi per la lunghezza. No, ho capito. È un discorso abbastanza complesso, cercherò di farlo veramente in poche parole. Dunque, come veniva sondata l'opinione pubblica? È chiaro che ci fosse una maggior possibilità di sondaggio negli ambienti urbani, per il semplice motivo che c'erano più persone e che era più facile essere inosservati quando si faceva questo tipo di lavoro. Questo è certo. Questo sicuro. In teoria comunque un agente che avesse altre persone sotto di sé ne aveva altre che stavano a spasso per i paesi più piccoli, tanto per dirci. Però è ovvio che nessuno poteva girarsi le baite di montagna per sapere, certo. questo è sicuro, per cui tendenzialmente c'è un maggior riscontro e c'è maggior lavoro, questo sicuramente, nelle aree urbane e nelle città grandi e nel perimetro cittadino, tutto ciò che gira attorno alla conurbazione, fondamentalmente. Sì, certo. Piuttosto che, sicuramente era più facile
avere moltissimi rapporti da Firenze, dall'area romana di Firenze, o dall'asse Firenze-Pisa-Livorno, tanto per capirci, che da tutto il resto della Toscana. Questo è ovvio. Certo. Ma le cascine che stavano a ridosso della Val d'Orcia erano molto più difficilmente sondabili, questo è sicuro, ecco. Questi agenti lavoravano appunto a contatto con le persone, per cui più ce n'erano, più era facile che riuscissero a reperire delle informazioni utili in questo senso, e sono tantissime. Io, come dire, ci ho messo già molto tempo e ne ho citate solo alcune, ma i rapporti sono veramente a centinaia di migliaia, tanto per capirci, giornalieri e più volte al giorno in diario, anche, tanto per dire, ogni volta che sentivano qualche cosa lo riferivano. È ovvio che, come possiamo dire, sì, l'ambiente alpino, soprattutto presso quei reparti che avevano già pagato un tributo di sangue, beh, c'erano sicuramente persone molto meno entusiaste di questo tipo di guerra. Però io non parlo solo di entusiasmo in sé per sé per la campagna di Russia, parlo anche in generale di un, come dire, di un'accettazione non passiva, un'accettazione per non male partecipata, degli ideali che sono alla base di questa guerra. Tanto per dire, il mondo alpino, in sostanza, le truppe alpine, erano considerate non impolitiche di base, cioè, come dire, erano considerate fondamentalmente un buon antidoto contro la penetrazione socialista, perché tradizionaliste, e come dire, radicate in un mondo di valori che erano abbastanza in opposizione con quello urbano del nord Italia, sempre, che era fondamentalmente permeato all'epoca della prima guerra mondiale, prima e dopo, dagli ideali progressisti, in sostanza. Ecco. Per cui, certo, come dire, c'è anche una politicizzazione di fondo dei reparti, dell'esercito in generale, anche degli alpini in questo caso, che va oltre il governo in carica, tanto per capirci. Chiaro. Va oltre il fascismo tout court, tanto per essere semplici. Non so se anche dopo sia soddisfacente. Sì, 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 ma anche dopo comunque, anche dopo la guerra. Sì. Grazie. Prego. Bene, allora stando, non so se mi sentite, comunque stando alla chat dovrebbe essere stato l'ultimo Duilio. Direi, non so se mi sentite. Io, sì, sì, ti sentiamo, ti sento io, quindi ti sentono gli altri. Bene, dunque possiamo chiudere allora. Ho visto una domanda. Fiorella chiedeva se poteva aggiungere qualcosa. Sì, Fiorella. Fiorella, devi attivare il microfono. Sì, scusate. Sempre sul tema della menzogna, mio papà viveva a Roma. Diceva che a Roma la gente per strada diceva un sacco di fregnacce, perché sapevano benissimo che c'erano spie dappertutto. Dicevano la verità solo quando si erano fatti venire il torcicollo, nel senso che si guardavano intorno, se non c'era nessuno, allora dicevano la verità. Per cui la mia impressione è che tutti questi rapporti dell'Ovra, così, che riferivano un entusiasmo, tutti contenti di andare in Russia, fossero intanto falsati dalle fregnacce che diceva la gente per strada, perché sapevano benissimo di essere spiati. E poi, in secondo luogo, sapendo com'era anche il fascismo, tutti questi servetti dell'Ovra avevano un gran bisogno di far carriera e quindi scrivevano dei rapporti che erano funzionali a quello che il duce voleva sentirsi dire. Ripeto, avevo letto questi articoli sulla menzogna e se, addirittura sembrava che in certi periodi sotto un regime il 90% delle cose che dice una persona in pubblico sono menzogne. Per cui anche qua io sono d'accordo con quello che ha detto Duilio Cosatto sul fatto che se questi rapporti venivano fatti nella città, in città la gente non era scema, sapeva benissimo di essere osservata. È il famoso discorso com'è il rancio ottimo e abbondante. Poi lo sputavano, però davanti all'ufficiale dovevano dire ottimo e abbondante.
E in quel periodo là, da quello che ho capito io, da quello che ho trovato nei diari di mio padre, in tutti i libri che ho letto, la gente mentiva abitualmente. Quando era fuori di casa mentiva d'abitudine. La questione è un po' più complessa di così, mi spiego meglio. Allora, vale lo stesso discorso che si fa per la censura. C'è la censura per cui il soldato o chiunque scriva una lettera fondamentalmente si autocensura da solo proprio per evitare i guai. Questo tendenzialmente è anche vero, ma bisogna vedere tutte le lettere che vengono scritte. Innanzitutto la censura non può vagliarle tutte. Certo. Poi bisogna vedere anche che altro tipo di lettere viene scritto. Io ho visto delle lettere che chiaramente o sono state tolte di corso o il soldato ha passato dei guai, che non sono state scritte affatto tenendo conto del fatto che c'era la censura, o sono state scritte trascurando appositamente il fatto che c'era la censura, cioè fregandosi del fatto che c'era e quindi andando consapevolmente incontro a potenziali problemi. Ecco, tanto per capirci. Lo stesso discorso va fatto per queste note, questi rapporti. Ora, le note, gli agenti della polizia politica fascista, sì, in certi casi erano interessati ad accreditare una determinata visione, ma bisogna capire che queste sono note che riguardano, queste che io vi ho illustrato, riguardano un fenomeno preciso. Ma se noi guardiamo, per esempio, le note nel 42 che riguardano altri argomenti, come il peggioramento della vita nelle città, in particolar modo nelle grandi città, ma un po' ovunque, se noi vediamo l'atteggiamento per esempio che hanno le donne che devono andare a fare le file eccetera, noi vediamo che questi agenti riferiscono tutto quello che sentono, che la gente non mente, anzi è stufa, chiacchiera anche troppo, e quindi gli agenti si ritrovano a riferire delle notizie che sono veramente spiacevoli e ripetutamente spiacevoli per il regime, e per cui non, come dire, non indarono la pillola, non fanno nulla per dare un'immagine diversa e più positiva di quello che sta avvenendo, anzi sono la classica spia, sono il campanello d'allarme per il regime stesso. Come dire, c'è una situazione più variegata. Io vi illustro in pratica un argomento che è circoscritto, ma se noi vediamo il lavoro che facevano questi agenti in altri casi, vediamo che sono danno dei giudizi molto, molto pesanti, che sicuramente spiacevano molto al fascismo, che doveva alle altre sfere che dovevano tagliarli. Un altro esempio che potrei farvi è l'alleanza con la Germania fascista. C'erano gli entusiasti dell'alleanza, ma c'erano anche molti che erano scontenti. Per loro i tedeschi rimanevano quelli della prima guerra mondiale, fondamentalmente. C'era gente che c'aveva avuto il babbo ucciso e dicevano dovrei anche considerarli amici, per esempio. Questo è un rapporto sempre di un agente. Quindi comunque in altri casi parlavano in maniera ben diversa, va tenuto conto di questo. Non necessariamente dovevano indorare la pillola, e non necessariamente la gente teneva conto del fatto di essere sentita, tant'è che a volte diceva delle cose che erano compromettenti, a volte parlava ingenuamente e a volte parlava troppo. Cioè la situazione è molto più varia. Questo è sicuro, però volevo mettere una tara, nel senso che tanti di quei rapporti potevano essere funzionali a far bella figura presso il Duce, e che probabilmente, a dire la verità e lagnarsi, erano le donne che erano quelle in coda cercare di far uscire a fare la spesa, le quali da subito erano state quelle più contrarie alla guerra, proprio perché si ricordavano che nella prima guerra avevano già perso il figlio, il fratello, il fidanzato, e quindi allo scoppio della seconda erano quelle che piangevano già di più. Comunque sì. Non pretendo certo di dare una spiegazione troppo semplicistica, perché è ovvio che le generalizzazioni sono sbagliate, però comunque tenere presente che c'è questa inclinazione alla menzogna, che sotto un regime diventa menzogna abituale, sia nei diari, sia nelle lettere, sia nel colloquio per strada. Grazie mille. Okay. Prego. Allora, per quanto riguarda le domande, mi sembra che non ce ne siano altre. Ci sono state delle recensioni positive da persone che lasciavano la stanza.
tutte per Raffaello. Mi dispiace che siamo andati molto lunghi. Però altre domande magari mi sembra che non ce ne siano. Avrebbero quindi fatto delle domande prima, magari, se fossimo andati in... Siamo andati un pochino andati lunghi, io, sì, comunque, meno lungo. La maggior parte delle persone sono rimaste con noi. Sì, c'è stato addirittura un... Ma la maggior parte delle persone sono rimaste con noi, quindi è un ottimo segnale. Certo. Allora, se posso... Quindi passerei la parola a Riccardo e Giuliano. Sì, ci sono state, c'è stato un commento, non so se l'hai letto, Raffaello, che diceva che bisognava dividerlo in due puntate, questa chiacchierata. Ah, sì. E quindi, insomma, va bene così, dai. Molto interessante comunque, ci torneremo di sicuro. Grazie Raffaello, Cribbio, ma fai parte di questa confraternita e quindi ci saranno altre occasioni per darti la parola e farti magari continuare e ritornare su questo tema che è fondamentale, perché secondo me se non comprendiamo questo primo aspetto, questo primo anello, io penso, della narrazione che cerchiamo di costruire attraverso diverse voci, non comprendiamo poi l'aspetto più importante di tutto, e cioè come mai ancora oggi non abbiamo fatto i conti con quel nostro passato, no? Mi sembra che questo primo anello sia fondamentale da mettere a fuoco proprio per capire quest'ultimo anello. Come mai noi non abbiamo ancora fatto i conti? Come mai rimangono molti cadaveri nell'armadio? Vabbè, insomma, il discorso è molto lungo. Speriamo di resistere e di continuare a farlo fino alla fine. Ok, allora, ringraziandoti e manifestandoti l'apprezzamento per quello che ci hai detto e per il terreno su cui ci hai accompagnato, che, ripeto, è per la prima volta relativo a tutto ciò che ci fu prima della campagna di Russia, possiamo annunciare che per la prossima volta, per il prossimo incontro, che dovrebbe essere calendarizzato per il 15 dicembre, ma riceverete la comunicazione da Claudio come sempre, daremmo origine, de vita, ad un aspetto che faceva parte del nostro progetto e che fino ad ora non siamo riusciti a coltivare. Non a caso ho usato il termine di ponte per la relazione e la conferenza che ci ha tenuto questa sera Raffaello, perché Raffaello è uno storico e quindi rappresenta il mondo al quale fino adesso noi ci siamo rivolti. Contemporaneamente è un amico che ha seguito queste nostre chiacchierate e avventure e dunque è un ponte con l'opportunità che con la prossima volta cogliamo che alcuni di noi presentino il lavoro di ricerca personalmente fatto. La prossima volta, Giuliano, hai voglia di dire due parole su quello che ci vedrà impegnati a raccontare? Buonasera, amici. Allora, si tratta di una ricerca che mi ha coinvolto perché ho uno zio diretto, fratello di mio padre, disperso in Russia. E, diciamo, con informazioni trascurate dalla famiglia, dimenticate anche per colpa mia che troppo tardi me ne sono ricordato. Comunque, la ricerca che mi ha incuriosito è perché mio zio, pur avendo diritto a rientrare, perché si era fatto l'Albania, prima la Francia, poi l'Albania, poi 19 mesi di Russia, non è stato avvicendato. Per cui alla ricerca di che cos'è l'avvicendamento e perché non è tornato, perché nell'orecchio c'avevo qualcosa di famiglia che era stato detto, ho cominciato a girare fogli negli archivi per cercare di capire cosa fosse questo avvicendamento. Per cui ecco, chiudo qui, una ricerca in itinere che non è finita, che sono anni che vado avanti a cercare di capire qualcosa nei numeri che sono la parte diciamo dominante della campagna di Russia, perché non ne torna uno, e lo stesso nell'avvicendamento. Per cui io sono arrivato a un certo punto di analisi, ho bisogno del vostro aiuto, per cui vi racconterò quello
che ho visto, quello che ho capito, quello che immagino, e poi magari se voi mi date una mano, io scrivo spesso sui vari forum che girano sul web cercando di stimolare domande, ma non ho spesso aiutini, diciamo, spinte, qualcosa, però ecco, mi piace se anche voi mi date una mano a capire qualcosa di più. Tutto qua. Grazie Giuliano. Sì, Giuliano, abitando a Roma, ha la fortuna di poter accedere all'archivio dello Stato Maggiore Esercito e dunque di coltivare questo suo interesse e di coltivare molti interessi nostri, è un po' la nostra lunga mano in quei fondi, e quindi preziosissimo amico e componente del gruppo. Però ecco, mi premeva sottolineare che insomma apriremmo questa nuova pagina, questo nuovo percorso di relazioni, non di storici, non di addetti ai lavori, non di persone che della storia hanno la propria professione, hanno acquisito gli strumenti metodologici, come Raffaello questa sera ci ha fatto omaggio, offerta, ma persone che come Giuliano, come chi vi parla, hanno la curiosità di questi fatti e hanno la curiosità di approfondirli nei limiti delle proprie capacità interpretative, ma con interesse che ci portiamo dietro. Un altro punto su cui stiamo lavorando, ma molto più in fase ancora primitiva, con Osvaldo ad esempio, e se Duilio volesse darti una mano ben volentieri, quella su Lamberti, che fu il comandante del Monte Cervino, quel prestigioso reggimento alpino di eccellenza che venne in vario modo utilizzato al fronte russo, che era già stato presente al fronte greco-albanese, da cui uscì completamente distrutto, e sul quale, sul cui comandante, questo capitano Lamberti, capitano barra maggiore, uno degli aspetti della controversia del tema è proprio capitano o maggiore, sarebbe il caso di approfondire. Quindi insomma, diciamo, questo progetto nasce per condividere conoscenze da parte di chi le ha acquisite per capacità professionale e di studio, e anche da parte di chi le ha acquisite per interesse e curiosità. È sempre un contributo che può essere interessante e fondamentale. E lo offriamo con quelle caratteristiche di diversità che avrà senz'altro rispetto alle chiacchierate degli storici che ci hanno preceduti, proprio approfittando del ponte che questa sera ci ha un po' costruito Raffaello con questo suo duplice ruolo di componente del gruppo e contemporaneamente di storico. Ecco, questo mi sembrava opportuno precisare. Non so se ci sono delle altre chiacchierate collaterali, se ci fossero, presentatele. Ilario, che avrebbe dovuto dire qualcosa, ci ha salutato, quindi probabilmente non c'è più. Fatemi sapere se continuare questa chiacchierata oppure se chiuderla, e augurarvi la buona notte a tutti. Augurare la buona notte a tutti. Riccardo, l'orario è un po' avanti. Sì. Non è che è legato alla nostra età, che siamo un po' avanti, però magari non so come vogliamo, se vogliamo scambiare due chiacchiere ancora. Io ci sono, mi concedete solo 5 minuti per un motivo che non ho, che non vi dico, va bene, però rimango collegato e lascio la stanza aperta in modo che vi posso ritrovare fra quei 5 minuti, trascorsi quei 5 minuti. Siamo qui. Parlate voi, intanto io lascio tutto attaccato e quindi tutto va bene, funzionale. Va bene. Ok. Tolgo solo l'audio, ovviamente. Cioè il video, ovviamente. Sì. Allora, Giuliano, prendi però la parola, perché sennò se ne vanno. Sì,
Beh, Raffaello stasera ci ha detto un sacco di cose, io poi mi passavano nella mente, ho scritto un paio d'appunti, ma io vi saluto adesso, non me li ricordo più. Ah, ok, ci vediamo, buonasera. Ciao. Arrivederci. Buonasera. Forse un po' cambiando l'argomento o quant'altro. Leggevo di recente un libro, non un libro, è un coso, un mammozzone che ha scritto, fammi vedere un attimo come si chiama, è un istituto, tra l'altro credo governativo, che studia sui fatti militari. Vabbè, non lo trovo più. Comunque si interessa essenzialmente di leva militare e ha un mare di cartelle, di tabelle, di quant'altro, su tutti i numeri possibili, immaginabili di tutti i fronti dell'ultima guerra. Numeri che sicuramente non mi tornano al solito, pure loro stessi numeri cambiando tabelle alla fine non mi trovano. Parla anche del volontariato. E perché non mi torna? Non mi torna perché dice questo: numeri ufficiali del 1952, dati dal governo dell'epoca, parlando della situazione russa, per cui prima dell'arrivo della documentazione sovietica, e dice: nel marzo del 43, militari inviati in Russia, XIR, Armir e complementi 256.627. Poi, rimpatriati per congelamenti, malattie o ferite, per cui parliamo dal luglio del 41 a tutto l'Armir, per cui rimpatriati 49.323. A Gomel arrivati 117.485, poi dava i rimpatri 10.030, alla fine tutti questi numeri per arrivare ufficialmente a quelli che non risultavano perché sono dispersi e che sono mancanti. Tutti questi numeri qua io ho provato a ritrovarli, ma soprattutto nei rimpatriati, andando a vedere, e questi sono numeri ufficiali loro, andando a vedere la relazione del 43 fatta dalla sezione trasporti della base 1 di Verona, per cui fresca. Quando prima base di Verona. La prima base 1 di Verona, tutta bella, precisa, piena di tabelle e di numeri. E leggendo quella documentazione, cercando sempre i rimpatri, io cercando tutte queste storie o i complementi, ho capito che la sezione 2 si occupava di queste cose in particolari attraverso l'utilizzo di un itinerario, il numero 2, itinerario che partendo da Verona andava a finire a Millerovo, perché era il percorso più breve, era 6.200 km andata e ritorno, dicevano, e la durata del viaggio medio era 10 giorni, attraverso viaggi che erano decadali, cioè uno ogni 10 giorni, o trisettimanali, oppure dei treni speciali di feriti. E lui elenca tutti i convogli, tutte le persone, tutto quello che ha potuto portare. I numeri sono diversi. I numeri sono diversi, allora diventa un attimo questi numeri, perché non sono di poco la differenza, so tanto. Per cui io me la prendo sempre con queste organizzazioni pseudo-governative militari, le quali non spiegano, ma come ci sei arrivato a sto numero? Chi te lo ha dato? Non tornano, ci sono differenze grosse. La stessa, non lo so, io non so dove andare a guardare. Allora, guarda, il comando prima base di Verona, io ho presente che fece una relazione sul trasporto del XIR e dell'Armir, sì. La fece nel giugno del 43. Sì. E questo vuol dire che il comando prima base di Verona, col maggio del 43, sì, ovviamente chiude, per lui la questione è chiusa.
Ma allarmi del Sinceramente non fenese. so quando si apre, per esempio, la questione. Non so se registri tutto quanto dall'inizio, dall'estate del 40.